Ciao a tutti e bentornati sul canale Twitch della Taverna del Giocatore. Io sono Monul e come sempre siete qui con noi il mercoledì sera per seguire Fading Shadow. Stasera c'è una sessione che mi sta molto a cuore perché è la numero 3, come diceva un noto conduttore ormai scomparso da tempo, ma a cui vogliamo sempre bene. E, ci sono tante cose istituzionali da dire all'inizio, ci sono un po' di cose che devo dire prima di far partire la storia, ci sono un po' di persone che voglio salutare, ringraziare. Direttamente prima di fare tutto questo, quindi voglio ringraziare tutto l'organizzativo, tutte le persone che lavorano dietro le quinte alacremente per farci stare qui in live con voi, farvi compagnia. Voglio ringraziare i grafici che stanno lavorando tantissimo per portarvi delle cose, delle novità nelle prossime settimane. Voglio ringraziare la persona che si occupa della regia sostanzialmente, le persone che si occupano di moderare la chat, le persone che si occupano dei social e tutte le persone che ci permettono davvero di portarvi il miglior contenuto possibile stando con voi e facendovi compagnia. Punto. Vado avanti. Che cos'è la taverna del giocatore? La taverna del giocatore è un posto sicuro, un approdo sicuro per tutti quelli che hanno una grande passione per i giochi di ruolo, per stare insieme soprattutto e per condividere queste passioni con gli altri, imparare cose nuove, imparare magari giochi che non hai mai giocato o uscire dalla propria comfort zone in un posto sicuro e protetto per tutti. È un posto in cui ho trovato comprensione e rispetto per tutti quanti. Quindi questa è una delle cose che vi voglio rimandare, ormai ne faccio parte da qualche mese. Sono diventato un master delle loro live, ogni tanto gioco con dei ragazzi all'interno per vedere chi può giocare con me in live e quant'altro e sto trovando delle persone sempre fantastiche. Voglio ringraziare, prima di presentarli, voglio ringraziare i giocatori che in queste settimane si stanno prestando a questa avventura lunga che per me è un pezzo di cuore, quindi ringrazio Alex, ringrazio Matteo, ringrazio Capterrore, di cui mi dimentico sempre il nome, ma è Lorenzo. Ringrazio James. Adesso gli darò la parola a loro per qualche istante e poi dopo aver fatto la parte istituzionale. Noi, come Taverna del Giocatore, abbiamo tutti i porti sicuri su cui potete approdare, quindi tutti i social, abbiamo Instagram, abbiamo TikTok, abbiamo Facebook, abbiamo X, abbiamo ovviamente un canale Discord che è il core del progetto, dell'idea della Taverna del Giocatore, e abbiamo un canale Telegram in cui vi aggiorniamo sempre con tutte le novità e tutto quello che sta per uscire o con tutte le domande che volete fare. Sul canale Discord potete giocare anche altre avventure, altri giochi, vedere com'è formato un po' il panorama del gioco di ruolo in Italia in questo momento, perché ci sono tanti master che fanno giocare tanti giochi diversi. Quando ci seguite su Twitch potete vedere degli approfondimenti come quello di lunedì sera su dei giochi di ruolo emergenti o altre tipologie di giochi come quella che ci sarà, se non sbaglio, domani sera che è Side Effect. Potrei sbagliarmi la data, quindi dopo in chiusura sarò molto più preciso. E su tutti gli altri social avrete tutte le notizie, tutte degli approfondimenti, delle cose che vi faranno capire sempre di più cosa noi vogliamo portare avanti. Per noi è molto bello che voi ci seguiate, a noi fa tantissimo piacere che voi stiate in nostra compagnia e che seguiate le nostre avventure, le nostre storie, soprattutto perché il gioco di ruolo è soprattutto questo, cioè raccontare una storia insieme ad altre persone, condividerla poi con chi l'ascolta è ancora più bello, in modo tale che non muoia solamente lì. A proposito di questo, sulla nostra pagina YouTube troverete tutte le puntate di tutte le avventure raccolte in capitoli, in album praticamente, e potrete riguardarvele tranquillamente. Anche se per caso stasera avevate un altro impegno, lo potete seguire solo da metà oppure dovete uscire a un certo punto. Su YouTube troverete tutto quanto. Detto questo, ho fatto tutta la parte istituzionale veloce perché c'è tanta storia, tanta roba, tanta carne al fuoco stasera da andare a vedere. E do un attimo la parola ai giocatori se vogliono salutare qualcuno. Volete salutare qualcuno? Ciao mamma che mi segui. Ciao mamma di Cap, anche, anche ciao mamma Ma di io ho Cap che provato ci a diventare segui. mamma su Twitch. Figa, capace che mi sta veramente seguendo. Può essere. Stasera siamo particolarmente ilari, ma diciamo che il gioco di ruolo, ritrovarsi, sapere che dopo tanti giorni ritrovi le stesse persone, ci passi insieme delle ore, raccontando anche delle cose spiacevoli o piacevoli o di ogni tipo,
è una delle cose che ti fa stare più tranquillo e meglio magari durante la settimana, sapere che poi quella sera settimana la condividi con delle persone con cui stai bene, è una cosa molto bella. Spero che tutti quelli che ci seguono prima o poi lo provino, o l'abbiano provato e possano continuare a provarlo. E se per caso non riuscite a trovare qualcuno nella vostra cerchia che voglia giocare con voi, la taverna del giocatore è sempre aperta, sempre piatti pronti ed è sempre piena di un caldo fuoco nel focolare. Detto questo, io direi che possiamo partire perché la parte istituzionale l'ho fatta. Quindi ci prendiamo un secondo, un attimo, mi prendo io un secondo, un attimo per bere un goccio d'acqua, perché mi sono accorto di essere andato a una velocità abbastanza sostenuta, e partiamo direttamente con la storia, se siete d'accordo. D'accordissimo. Ci troviamo nel villaggio di Krolas, che è praticamente ai piedi dei Monti Garfi, in questa vallata che è punteggiata qua e là da delle colline che sono sostanzialmente il prolungamento dei monti. Poco lontano c'è un lago e la città di Krolas, il villaggio di Krolas, è importante nella storia della Valle del Nord perché è qui che Ertuverro, il protagonista degli ultimi anni di guerre e devastazione, ha avuto i natali. La città è stata distrutta e ricostruita e poi delle altre città che ormai sono l'alleanza che guida più o meno la resistenza a Ertuverro stesso ne guidano un po' le gesta. I nostri eroi, i nostri protagonisti, si trovano all'interno della città di Krolas. Uno di loro è di qui, è nativo. Gli altri sono arrivati per vari motivi. Chi spinto da del vento, degli aliti di sogni o qualcosa del genere, chi spinto da un ricordo, un qualcosa che lo lega al suo passato, e chi invece spinto da un destino impellente che proprio adesso sembra prendere forma. Dopo aver conosciuto il capitano Hoppers, aver ricevuto l'incarico insieme, tutti e quattro insieme praticamente, e tutta la fase confusionale dell'inizio, aver visitato la casa di Larias, che in realtà è un piccolo orfanotrofio non ufficiale della cittadina di Krolas, i nostri quattro protagonisti hanno deciso di fare visita come primo punto per trovare informazioni o forse un aiuto per il viaggio a una delle tende di uno dei mercanti più strani, eccentrici di tutta la Valle del Nord. È un mercante coboldo, ma fin qui potrebbe essere abbastanza normale. Il mercante coboldo in questione però è un mercante straordinario. Nessuno vuole e nessuno può attaccarlo, o almeno così sembra che neanche gli uomini di Ertuverro stesso lo vogliono fermare per controllarle per le sue merci, e sembra che possa mercanteggiare qualsiasi cosa, sembra che possa avere qualsiasi oggetto sotto mano, e si è stabilito da poco, da qualche mese in realtà, qualche decina di giorni all'interno della zona del mercato di Krolas. Quindi i nostri protagonisti hanno attraversato la città, hanno visto su una collina un vecchio che in qualche modo dava da mangiare a un uccello su un grande albero, mentre attraversavano la città e dei militari hanno fatto un saluto particolare all'Arias e poi a Bronco, che l'ha richiesto perché hanno saputo che lavorano per Hoppers in questo momento. Quando ecco che si sono avventurati dentro la zona del mercato, la zona del mercato è traripante di vita, un po' al contrario del resto di Krolas, che è un pochino morta, un pochino silenziosa la definirei. La zona del mercato brulica. E qui Bronco fa valere la sua esperienza cercando nella folla qualcuno che potesse dargli l'informazione di dov'è la tenda di questo mercante. E qui ha conosciuto quello che lui ha chiamato Celestino, un halfling che gli ha indicato la tenda, ha fatto in modo tale che i leoni all'ingresso potessero fargli entrare, e dopo un semiscontro di Lienel, la tabaxi, che ha sentito un ringhio sommesso da uno dei leonidi, il gruppo si è avventurato dentro la tenda, che si è rivelata essere praticamente una casa, con più stanze, con pareti in muratura, quindi completamente differente da quello che è all'esterno, una tenda molto grande, ma non una casa. E qui hanno avuto modo di conoscere questo mercante coboldo.
Eligas, come si fa a chiamare da tutti i suoi clienti, perché il suo nome è molto complicato, è troppo lungo e tutti lo sbagliano, e quindi ne ha trovato uno più corto. È un coboldo azzurrognolo. Ma la cosa particolare è che all'interno di questa tenda, di questa casa, di mercanti di Eligas, ce ne sono tantissimi. Solo nella prima stanza i nostri protagonisti ne hanno visti tre, e hanno parlato con due di loro che avevano voci differenti ma praticamente parlavano all'unisono. Poi l'Eligas che li ha aiutati li ha portati in un retrobottega, praticamente una libreria, qualcosa del genere, una biblioteca, in cui ha incominciato a parlare con loro di quello che gli stavano chiedendo, per poi terminare in un modo un po' particolare. Quindi l'ultima volta che abbiamo seguito le gesta di questo gruppo, Eligas ha detto loro che l'uomo che stanno cercando, questo Ventru, questo fantomatico Ventru, è stato qui 15 minuti fa, cercando qualcuno che addosso portava una carta, una chiave e una moneta. Staelion ha confermato di essere lui il portatore dei tre oggetti, o meglio, per lui è lui il portatore dei tre oggetti. Eligas però, subito dopo, da quell'aria un po' svampita, un po' aperta, come rinsavito un attimo, è tornato un po' più centrato e vi ha chiesto: chi vi manda? Vi manda qualcuno? Chi vi ha mandato qui? Forse avete bisogno di qualcosa? Voi cercavate qualcuno, giusto? Beh, chi vi ha fatto entrare nella mia tenda? Oh, è scappato di nuovo. Forse lo devo riprendere. Tutto questo alla risposta di Bronco di Celestino, è stato Celestino, e lui ha indicato una cosa bassa, qualcosa del genere. E poi, per un attimo, cala il silenzio all'interno di questa libreria. Eligas si tace in qualche istante e poi guarda dritto negli occhi Saelion. Fossi in te, io andrei a parlare con lui. Magari ha qualcosa che ti può interessare. Magari è il motivo per il quale sono arrivato qui. È il suo nome che mi ha condotto a questa città. Quindi andrò da lui. Hai detto una locanda? Hai detto che è qui ancora? Dentro le mura? Oh sì, ti posso anche dire che locanda sia. Ovviamente. Niente per niente, giusto? Giusto, anche le informazioni sono merce preziosa. Oh, già. Saelion tira fuori il sacchetto delle monete. No. Niente offerte, grazie. Cosa vorresti? Ho bisogno che controlliate una cosa. Mm-hmm. Mi servirebbe, per placare un pochino la mia sicura curiosità, voi mi portaste una piccola ciocca dei suoi capelli. Piccola. La più piccola che potete. Ecco qua, è questo quello che vuoi? E poi guarda verso Lienel e poi si rigira verso Saedon. Sì, sì, sì. Ciao. Vieni alla mia tenda. Ciao. Faremo quel che possiamo. E rimetto via al sacchetto, guardo Bronco un po'... diciamo con un sguardo sicuramente non sicuro di quello che ho appena sentito, ma faccio spallucce e esco dalla porta. Vedete Eligas che quando Saelion esce incomincia a guardarvi con fare insistente e poi mette le due mani di fianco alla faccia e incomincia a fare: uscite. Non ci hai detto il nome della locanda, è un po' difficile portarti quello che ti serve. Eligas per tutta risposta ti guarda,
Poi guarda verso la porta ancora aperta dietro le spalle di Saelion e verso la porta aperta. All'alce rosso! All'alce rosso! Saelion fa il segno del pollice senza neanche girarsi, intanto sta già andando. O era di fuoco. Beh, comunque un alce, forse rossiccio, forse di fuoco. Dovunque sia. Vabbè, su. Grazie. E mi precipito correndo letteralmente fuori. Uscite dalla Cap, se stai parlando con noi, noi non ti sentiamo. Plurale maiestatis. Uscite voi due dalla libreria. L'Arias, rimani lì o esci con gli altri? No, no, mi accodo anche io. Aspetto un attimo a controllare se viene anche Bronco, se lo vedo che segue. Esco. Bronco, ancora non ti sentiamo. Mi sentite? No, stavo facendo... Ora sì. Okay. Ora sì. Sì. Okay. Rivolgendomi proprio a Lucertolino. Ma... tratti così tutti i tuoi clienti? Non mi pareva che voi foste clienti. Ma vuoi comprare qualcosa? Abbiamo provato a farlo. Ti sei dimostrato decisamente ostile nel cercare di metterci a proprio agio per iniziare una trattativa. Ma e cosa vorresti comprare? Forse un occhio? Credo che tu sia molto spiritoso ed il gasto. Ma vediamo un attimo, fammi capire. Tu vuoi dei capelli in cambio di questa informazione che ci hai dato? Eppure l'informazione non mi sembrava così particolarmente problematica, né nei tuoi confronti né nei confronti di chi ti sta intorno. Alla fine ci hai solo detto il nome di una locanda. Probabilmente lì non ci troveremo nemmeno nessuno, vero? Può darsi di sì, può darsi di no. Io di tutta risposta appoggio una mano sulla spalla di Bronco e se stiamo qui a perdere tempo dubito che le nostre probabilità di trovarci qualcuno aumenteranno e esco dalla stanza. Li raggiungo subito. Tocco la mano di Larias, mi pare anche molto gentile. Toglimi solo un'ultima curiosità, prima che ti lasciamo ai tuoi affari. Cos'è? Si tratta di magia nera? Che vuoi i suoi capelli? Ti vuoi assicurare di non separarti mai da lui? La magia nera... sono cose passate, la magia nera. Devo capire una cosa. E forse i suoi capelli potranno spiegarmela. O meglio, forse spiegarvela. O forse no. Quindi lo stai facendo per noi. Non avevo capito che eri così altruista. Non sono un altruista, sono un coboldo. Insomma, questo non ci sta proprio. Va bene. Mi pare che tutto quello che ci dovevi dire potevi dircelo e ce l'hai detto. Ma vedi di non sparire. La risposta chiude gli occhi e incomincia a contare. Uno, due, tre, quattro. E poi piano piano ne riapre uno. Non funziona. Non funziona. E incomincia a camminare nella stanza, guardando nella direzione dei libri, ti sembra? Io sono un attimo interdetto da questa sua reazione. Mi aspettavo qualcosa di completamente diverso. Lo lascio perdere, ma esco anch'io cercando di raggiungere gli altri. La camminata verso l'esterno è molto più veloce di quanto avete fatto all'interno della tenda di Edigas. Uscite fuori e ci sono ovviamente
ancora i due leonidi che stanno smistando la fila. E se Elion sei il primo che esce, perché sei stato il più veloce ad abbandonare la scena, diciamo, e stai fuori da solo, ti stai guardando un po' in giro, c'è molto rumore intorno a te, molto rumore che ti riecheggia nella testa. Dopo poco vedi apparire Lienel, che comunque è una creatura molto veloce. Gli altri? Non lo so, credo che siano ancora dentro. E mentre lo dico, io non mi fermo, lo supero. Vado verso la fontana dove c'era il piccolo halfling. Guardi la fontana dove c'è il piccolo halfling. E vedi che lui si sta dondolando avanti e indietro, sta cantando una cosa tipo: l'oste ha un gatto brillo che saltella come un grillo. E poi non mi ricordo come fa. L'oste ha un gatto brillo che saltella come un grillo. Non mi ricordo. Mi avvicino subito a lui e mi metto quasi in ginocchio per raggiungere la sua altezza. Ehi tu, ho bisogno di un'informazione. Sì? Dimmi, tu, Erico, siete già usciti da... Ma poi vedi che... Ma siete... Oh. Sì? Sì, sì, siamo stati veloci, è vero. Tu sai di alcune locande qua in zona? Perché me ne servirebbe proprio una. Oh, locande. E allunga la manina verso l'alto. Locande. Avvicina a Elion, gli dice: il gatto dell'oste, eccolo qua, è l'informazione, tu dovrai dirgli. Altrimenti... Piccolo formazione. L'oste ha un gatto brillo alla locanda dell'alce di fuoco. Mm-hmm. La più vicina è da quella parte. Altrimenti c'è anche la locanda del vento del vento, ma è vicino al grande albero con quel vecchio pazzo. Oppure c'è un'altra locanda, però io non vi consiglio di andare là, perché è dello sgabello rotto. Ed è, si chiama così perché non hanno più sedie, perché ormai ci sono state troppe risse. Prima si chiamava del puledro impennato. È tutto molto interessante, ma sì. Guarda, quasi quasi ti do una moneta giusto per farti stare zitto, e gli passo una moneta di rame. L'oste ha un gatto brillo che saltella come un grillo. Poi prende la moneta e incomincia in modo strano a farla ballare sul dorso della mano. Vedi che incomincia a vorticare in piedi, poggiata sulla mano, e la guarda come se ci stesse giocando, avesse fatto la testina di un personaggetto con le due dita che sono le gambe e il corpo che è questo e la testa che è la moneta. Mentre fate tutto questo, ovviamente Bronco e Larias escono dalla tenda e vedete che loro stanno parlando ancora con Celestino. Mi puoi ripetere il nome di una delle taverne? Il Vento Vento? Vento nel Vento. Ah, Vento nel Vento. Nel Vento, il Gabello Rotto, sì, e sì. Alce di Fuoco. Ok, posto. Grandioso. In effetti, quando arrivano, guardo Bronco, che anche per l'aspetto l'ho fisso, gli dico: ci ha dato l'informazione, ma credo che non ti porteremo alla taverna dello sgabello. Dovresti stare in piedi, hai visto la lentezza con cui ti muovi, credo tu abbia bisogno di sederti in questo momento. Baggianate, qui è un paese completamente abitato da matti e sciroccati, a partire da quel mercante che ci si è voluto stabilire dentro. È per questo che sei venuto qui? Per trovarti in mezzo ai tuoi simili? Ma che stai dicendo? Forza! Non hai neanche un soldo per dare al bambino. Cosa ti fermi a fare compere? Cosa scambi? La benda? Stavo cercando di capire qualcosa di più su quello sciroccato. Non tutti vanno a chiedere pezzi di parti del corpo, capelli, peli, unghie, via dicendo, a meno che non sei una vecchia strega che abita in mezzo a una palude. Beh, tu una parte l'hai già lasciata, quindi... Ragazzi, non abbiamo tempo di discutere adesso, dobbiamo andare. E mentre lo dico, ringrazio il piccolo halfling
e vado nella direzione il più velocemente che posso. Vedete Linel che dopo aver parlato con voi scatta in una direzione, si muove, in pratica lascia solamente una nuvoletta di polvere dietro di sé, e mentre voi due battibeccavate, il piccolo Halfling aveva fermato la moneta e vi stava guardando interessatissimo. Cosa? Non parlate più adesso? Parisci, pulce. L'oste ha un gatto brillo che saltella come un grillo con una benda sull'occhio mentre si allontana. Con una benda sull'occhio mi sembri un pastrocchio, e si allontana di qualche passo dalla fontana. Condivido le parole per una volta, forza. Meglio che ci leviamo anche noi. E seguo la nuvoletta di polvere che si è lasciata dietro l'Enel. Giusto. È la sua figura tratteggiata, ma è assente. Forse un po' troppo veloce così. Sì, no, nel senso, però immagino che lei più quindi. Sì, lei è decisamente più veloce di tutti voi. Di tutti voi, ha delle movenze che vi lasciano anche abbastanza stupiti, anche perché a un certo punto, Linel, per seguire la direzione, devi passare praticamente in mezzo a due bancarelle, due banconi praticamente attaccati, e fai una specie di piroetta per evitare un mercante che stava raccogliendo della roba, ti pieghi quasi a 90 gradi di fianco, però non con la schiena, non inarcando, ma piegandoti di fianco, e quando c'era la strada lì, è come se tu avessi odorato una preda e fossi partita in caccia per quello che ti conoscono. Gli altri la seguono e la vedete ancora, ovviamente non la perdete di vista. Linel, cammini tantissimo, vai velocissima rispetto agli altri, e dopo qualche minuto in realtà ti rendi conto che non sapere la planimetria di questa città ti potrebbe dare dei problemi, però a un certo punto sulla sinistra in fondo vedi la tipica insegna su un muro, ed è una specie di testa di alce uno dei corni è stato attaccato a un cartello con due catenelle e con scritto alce di fuoco. Mi volto solo un secondo, un istante indietro per vedere se i miei compagni stanno provando un po' a raggiungermi, ma è talmente veloce che subito mi rivolto verso la locanda ed entro. Quando arrivi davanti alla porta, la porta della locanda dell'alce di fuoco è una porta abbastanza particolare, sembra essere stata ricavata da un unico pezzo di legno, intagliato benissimo, con maestria magistrale, proprio a formare l'immagine di un alce che troneggia su una roccia praticamente, è come se fosse rampante su una roccia, e dietro c'è questo piccolo sole che sembra disegnargli intorno alla testa, intorno tra le corna, diciamo, delle piccole fiammelle. E quando, senza curarti di dove sono gli altri, come hai detto, apri, giri il pomello e apri la porta, una vampata di calore ti sale sulla faccia e su tutto il petto. È da un po' che non sentivi un calore così intenso, però riesci a capire perché c'è bisogno di un calore così intenso. La stanza che ti si apre davanti è gigante, enorme, molto più grande della casa di Larias, per esempio. La taverna fuori ha delle mura abbastanza alte, si allungherà su un paio di piani verso l'alto, tutte quasi decorate con un motivo di fogliame in ferro battuto inserito nella parete. E quando apri ed entri, la trovi con delle persone che stanno mangiando, che si stanno nutrendo di alcune brodaglie ai vari tavoli, e la cosa che ti stupisce di più però è che a sinistra di dove sei, anzi scusami, a destra di dove sei entrata tu, c'è una porta con davanti due bestioni, un mezz'orco e un umano, che sembrano stare lì a piantonare qualcosa. Altre persone all'interno, ci sono degli umani, degli elfi, c'è una nana in armatura che sembra una guardia della cittadina o qualcosa del genere, probabilmente appartenente al fuoco. C'è l'oste in fondo, lo vedi e lo riconosci, ed è un oste atipico, è un ognomo.
Il bancone ha formato di gnomo, quindi è molto più basso del normale, e lo vedi dal fondo che ti guarda. Prego, si accomodi, dove vuole, arrivo. Vuole andare nelle stanze, vuole andare nell'altra sala, perché questa è un po' esposta. Non rispondo allo gnomo, in realtà appena entro rimango direttamente lì ferma, quasi imbambolata, e volto il mio sguardo su tutta quanta la stanza, a destra, a sinistra, per cercare qualcuno. E per quanto in realtà dovrei cercare dei capelli rossi, dovrei cercare Ventru, non riesco a evitare di mormorare qualcosa. Dove sei? Dove sei, Negolin? Ti guardi intorno. La distesa di tavoli davanti a te ti lascia un po' perplessa. Come ti ho detto, alla tua destra c'è una porta piantonata da due energumeni, mentre a sinistra ce n'è un'altra che è aperta su un'altra sala comune, quindi questa taverna è molto grande. Poco dopo, sulla destra ce n'è un'altra, sulla sinistra ce n'è un'altra ancora, e poi sulla sinistra ce n'è un'altra ancora. E in fondo c'è la porta che probabilmente conduce alle cucine o a dove tengono le botti di birra. Su un angolo, sulla parete destra, c'è una grande botte in cui c'è scritto Mescita. E invece sulla sinistra c'è un grande camino dal quale il fuoco scoppietta allegro. Dentro non è molto arredata, sembra semplicemente resa accogliente. Probabilmente è una casa antica, forse era una casa di qualche nobile caduto in disgrazia che l'ha venduta, perché veramente un ingresso del genere, una stanza del genere, è decisamente troppo per una locanda. Odori l'aria, non senti quell'odore tipico di famiglia, non lo percepisci immediatamente. Senti però qualcosa che sta cucinando, forse di molto appetitoso. Quando, avendo ancora la porta aperta alle tue spalle, senti qualcosa, dei rumori, dei passi, che si avvicinano, non veloci come i tuoi, ma che hanno coperto la distanza. Voi siete arrivati praticamente davanti alla locanda, quando Lionel ormai è già dentro e ha ancora la porta aperta alle sue spalle. Sentite l'oste da dentro che dice qualcosa, ma non riuscite a capire. E siete davanti alla porta della locanda, ancora aperta, perché Lionel non l'ha chiusa dietro di sé. Ma io... Celion segue rapidamente, lasciandosi alle spalle la strada e raggiungendo Lionel. Senti i passi, Lionel, di qualcuno, li riconosci? È Saelion. Ormai i tuoi orecchi sono molto sviluppati, quindi fai poca fatica a sentire immediatamente, a riconoscere immediatamente i passi di qualcuno. Ti fa capolino di fianco. Anche tu, Saelion, vedi questa grande stanza, questo stanzone comune, pieno di tavoli, con delle persone che stanno mangiando. Quasi tutte sono in silenzio, alcuni stanno parlando, ma a bassa voce. C'è un'atmosfera un po'... non cupa, però, di bassa tensione. Non so come spiegarlo meglio. Noti subito che sulla vostra... lo dico per come vedo la mappa, sulla vostra sinistra ci sono questi due energumeni che piantonano una porta, e sulla destra c'è questa porta aperta su un'altra stanza comune con altre cose, altri tavoli, altre persone. Il camino continua a bruciare legna, a fare calore all'interno. Il calore è abbastanza forte, forse troppo, cioè sembra che ci sia troppo caldo rispetto a quello che potrebbe servire lì dentro. A un certo punto l'oste dal fondo: mi decidete a chiudere quella porta? Non sapete quanto ci metto a riscaldare tutto questo posto? Poi mi dite che avete freddo la notte. Siamo in quattro, stanno arrivando gli altri due, e mi scosto leggermente per far entrare anche Bronco e l'Arias. Io mi rivolgo all'Arias una volta che ci troviamo davanti alla locanda. C'è qualcosa che dobbiamo sapere su questo posto? Su questo posto importante direi di no. Cerchiamo solamente di non fare scelte stupide come entrare in un edificio che non conosciamo totalmente a caso. E dentro. Mi bastava una risposta anche più semplice. L'importante è che non riceveremo zaccagnate dietro la schiena. E procedo anch'io. L'ingresso si fa un po' affollato con...
Larias, Broncos, Elion e Lienel. Di nuovo l'oste indica verso di voi e fa segno di o di avanzare o di uscire, ma comunque di chiudere la porta. Io faccio... se è a portata la chiudo io. Poi do un colpetto a Larias col gomito. E senza farmi notare gli sussurra all'orecchio alla tua destra. Due guardie. Volti che ricordi? Larias, effettivamente, dopo che ti è rientrato, avevi un attimo comunque anche tu di ambientamento, guardi un po' sulla destra e da dietro la tua maschera, i tuoi occhi indagatori, come sono sempre stati, tra i due ne riconosci uno, l'energumeno mezz'orco. Mm-hmm. È abbastanza riconoscibile semplicemente per il fatto che è molto orchesco, cioè non è un orco completo, ma è molto orchesco, ha queste zanne che fuoriescono, quasi le arrivano dentro il fianco alle froge del naso, e quando chiude la bocca ha la parte di sotto della bocca molto prominente ed è enorme, è circa 2,40 metri per almeno un metro di spalle, è un energumeno in tutti i sensi, sembra appoggiato su, è come se fosse seduto su una sedia per bambini, ma in realtà è uno sgabello della locanda, però sotto di lui fa l'effetto che fa un uomo adulto con una sedia per bambini. È appoggiato con la schiena in un angolo della locanda, come se si fosse incastrato lì per non fare fatica col corpo a tenersi seduto. E vedi che guarda stancamente e pigramente tutti quanti. Non sembra averti riconosciuto, da quello che sembra. Però io l'ho riconosciuto come uno dei tanti... Uno che hai già visto. Sì. Ok, perfetto. Che hai visto là, con lui. Io... Larias non ti guarda, semplicemente fa un cenno con la testa, fa un sì con la testa. E mi dirigo verso l'orco, mezz'orco. Ti ricordi che si chiama Bandagash? Allora. Io allora seguo Larias. Quando ti avvicini, Larias, con Saelion che si avvicina anche lui, fai qualche passo, in realtà non eravate molto lontani, Lienel e Bronco rimanete più o meno fermi davanti, però ormai la porta è chiusa, l'oste ha quasi perso interesse nei vostri confronti, vi indica qualche tavolo e poi ricomincia a pulire un paio di bicchieri che stava pulendo con uno straccio. L'orco, quando ti avvicini quasi a un paio di metri da lui, ti guarda e non parla neanche, guttureggia e basta. Mm-hmm. Non ho alcun tipo di speranza che tu abbia una vaga idea di chi sono o ti ricordi vagamente di me, ma posso ipotizzare che dietro quella porta ci sia il tuo capo? Capo impegnato, detto bando. Vedete l'altro uomo che probabilmente ha qualcosa anche lui di mezzo orchesco ora che siete più vicini, però è molto più umano. Che state cercando voi? Solamente quando apre un po' la bocca per parlare vedete due piccole zanne dalla parte di sotto della bocca che spuntano, saranno qualche millimetro più lunghe del normale. Anche lui è ben piazzato, non come l'orco, come il mezz'orco con cui state parlando, è ben piazzato, sarà 1,85 m più o meno, una cosa umana però. Lui invece non l'ho mai visto. No, mai. Non è tanto quello che noi cerchiamo, è che noi abbiamo qualcosa che realmente il vostro capo cerca. Sono sicuro avrà tempo per noi. Siete sicuri? Non ama essere interrotto. Sufficientemente sicuri. Capo impegnato. Bandagash ripete, ma sembra abbastanza fermo su quello che gli hanno detto.
L'uomo alto prende una chiave, apre la porta, che era chiusa a chiave, entra e, sbirciate un pochino all'interno, vedete che dopo questa porta c'è un altro piccolo corridoio con un muro e probabilmente un'altra porta chiusa dall'altra parte. Si rigira, chiude la porta, la richiude a chiave e lo perdete all'interno del piccolo corridoio. Bandagash rimane lì, davanti a voi, e quando gli incominciate a stare troppo vicino, allunga uno dei due piedoni, poi con la mano si dà la spinta sulla parete e fa valere tutta la sua stazza sopra a Saelion e all'Arias, che per quanto possa essere alto o comunque grosso, lui è più grosso. Potrebbe fare più rumore quanto cade, questo sì, ma è più grosso in questo momento. Capo. Capo. Odore. E si mette in modo un po' caracollante, come se avesse un po' di crampi alle gambe, forse la posizione per tanto tempo. A pochi decine di centimetri dall'Arias, facendo una specie di passo in diagonale. Dopo poco sentite l'osse da in fondo che vi urla attraverso tutta la stanza, nonostante la sua bassa statura. Vi porto da bere? Volete qualcosa? Sì, un'ottima idea. Qualcosa di bello caldo, visto il clima. Ma con calma. Tu bevi qualcosa? E mi rivolgo al mezz'orco. Grog. Un grog? Pago io. L'oste rimane lì ancora qualche secondo ad aspettare se gli altri gli dicono qualcosa, poi sembra che tutto cada nel silenzio. Quattro, poi solo uno. E incomincia a preparare quello che gli avete chiesto, sia da bere sia il grog. Dopo un buon minuto sentite scattare di nuovo la serratura della porta alle spalle di Bandagash, che quando la sente si sposta come se fosse una porta lui stesso, cioè fa piede perno praticamente, come si fa nel basket, e alle sue spalle ricompare quest'uomo. Quindi? Il capo ha detto che incontrerà chi porta le cose che gli interessano nella stanza 4. Ma solamente lui non sa chi siete. Ed è una persona molto accorta. Sono più che sicuro, ma vedi come il tuo capo ha le sue guardie, anch'io ho chi mi guarda alle spalle e gradirei che mi facessero compagnia. Sono persone per lo più innocue, non ve ne dovete badare. Vedi che lui si mette una mano sotto al mento mentre richiude la porta. Mi faresti una prova di deception, di inganno? Ventotto. Lui, accarezzandosi il mento, oh, certo. Beh, il capo è una persona di parola, comunque. Penso che un tuo aiutante possa venire con te. Se hai la pazienza di seguirmi. E incomincia a camminare verso un'altra stanza, un'altra porta. Ah, quando va verso un'altra porta io guardo il mezz'orco che è rimasto lì e gli faccio: il vostro capo non è da questa parte? No. Capo impegnato.
guardo il gruppetto che ho dietro e li sussurro: beh, chi vuole essere ad accompagnarmi? Faccio un passo avanti, ma non mi sto rivolgendo a Saelion, ma direttamente al mezzorco, e con un accento sporchissimo e probabilmente delle parole che sembrano più delle blasfemie miste a Rutti, gli parlo direttamente in orchesco. Ma tu ti esprimi sempre così a pezzi e bocconi, ragazzo? Era da tanto che non sentivo la lingua. Mi hanno detto di dire questa frase, io dico questa frase. Se mi avessero detto di dire qualcos'altro, forse avrei detto qualcos'altro. Sei un ottimo soldatino, assolutamente. Ma vediamo di ragionare un attimo. Stiamo cercando questo stramaledetto tizio. Perché non ci dai un attimo una mano? Sembra che ci stiano solo prendendo in giro. Alla fine delle fiere siamo qui a scambiare due chiacchiere da gentili uomini. E chi stareste cercando? Santa polenta. Il tuo capo, amico mio, il tuo capo. Potete andarci a parlare, ha detto. Sì, siamo certi che è di là e non dietro questa porta che stai con così tanta dovizia piantonando. Il capo ha detto nella stanza 4. Dovete sapere che lui si muove con dei piccoli passaggi. Piccoli passaggi. Piccole porte in questa stanza o in questa locanda, o stiamo parlando di roba tipo gesta delle mani, parole arcane, poi fende la realtà come se fosse una tenda? Non so benissimo cosa voglia dire tutto quello che hai detto dopo, però un po' dell'uno e un po' dell'altro. Ma qui in questa locanda usa dei piccoli corridoi che conosce solo lui e chi ha costruito la locanda. Che immagino non sia l'ognometto che ci sta offrendo da bere, vero? No. No! Sì. No. Ridiamo tutti quanti. No. E si pulisce i lati della bocca dove si era raccolta della bava. Io li sento parlare in orchestra e li guardo entrambi un attimo stranita inizialmente, però lascio parlare Bronco e mi rivolgo direttamente a Saelion. Mi offro io se per te non è un problema. A meno che tu non abbia già scelto qualcun altro, in quel caso mi faccio indietro, ma avrei molto piacere a incontrarlo. Assolutamente no. In verità avrei pensato anche all'Arias, ma ci ha detto che l'ha già visto. Sarebbe spiacevole presentarsi con una persona conosciuta. E secondo me, lui, in caso si metta male, può guardare sicuramente la situazione dal salone principale. Ci fidiamo di te, l'Arias. L'Arias ti si avvicina un attimo, un po' come hai fatto tu prima, ti dà... In realtà non ti viene viso a viso, ma ti passa in parte in direzione di un tavolo e ti dà un colpetto con il gomito sulla spalla. E in elfico ti dice: tieni la d'occhio, è un po' troppo impulsiva per i miei gusti. Sì, non ti preoccupare. E mi vado a sedere a uno dei tavoli vuoti. Io non riesco a sentire Master o c'è troppo caos?
riesce a intrasentire qualcosa, non perfettamente. Ok. E poi faccio un cenno del capo a Lienel e mi avvio a seguire l'altro mezz'orco, quello che assomiglia più a un umano che a un orco, per raggiungere la stanza 4, quella che hanno accennato. Seguo Saelion, ma nel mentre mi avvio non riesco a non squadrare per un istante con lo sguardo l'Arias. Non lo guardo in maniera cattiva o con ostilità, però con diffidenza. Quando gli passi in parte vedi che ha gli occhi fissi su di te e effettivamente da sotto la maschera non hai la più pallida idea di cosa stia pensando, ma non è un bello sguardo. Se non è un bello sguardo, non posso che ricambiare la stessa tonalità dello sguardo. Finisce a botte. Mentre i due si guardano un po' male, non oso dire in cagnesco perché una delle due è una tabaxi, quindi si guardano un po' male, e Bronco continua la sua conversazione privata con mezz'orco davanti alla porta. Saelion guida un po' Lienel fino all'altra porta. E il mezz'orco davanti. Bene, bene, prego. Capo vi attende. E apre la porta. E si mette di fianco. Davanti a Saelion si apre una stanza molto piccola in realtà, un po' male illuminata, ma la cosa che la luce colpisce immediatamente è una lunga chioma rossa sopra una testa da uomo con delle spalle abbastanza possenti. È in piedi sulla parete di fondo che guarda verso l'ingresso. Insieme a lui ci sono un umano e un tabaxi. La tavola al centro ha qualche ciotola, qualche brocca stracolma di cose da bere e una da mangiare. Cioè, la ciotola è grande per tutti quanti i commensali, c'è un pasto unico e un piatto unico. E la persona all'interno vi guarda con un'aria un po' interrogativa, guarda te, Saelion, poi allunga lo sguardo verso Lienel e con un gesto della mano vi fa segno di entrare. Il tabaxi, che è, per chi guarda come noi la mappa, lo dico così, faccio prima, è verso sud, mentre l'umano è verso nord. Il tabaxi guarda Lienel fisso. È un tabaxi che non conosci, Lienel. Ha un pelo completamente grigiastro, come quei gatti che si dicono blu o grigi, e ha gli occhi color d'oro. Ti guarda come se ti scrutasse fin nel profondo, mentre l'umano, quasi disinteressato a tutta la situazione, prende un pugnale, lo fa girare nella mano, infilza un pezzo di carne nella ciotola principale e con noncuranza lo morde senza problemi. Si fa sbrodolare tutta la brodaglia sulla guancia e sul vestito di fianco, mentre l'umano in fondo, con un gesto cortese, continua ancora a farvi segno di entrare. Saelion fa un passo oltre la porta, lancio uno sguardo veloce a Lienel dopo aver visto che c'è un altro tabaxi all'interno, ma non accenna nessuna parola ed entra nella stanza. Anche io entro e, per mostrarmi il meno pericolosa ostile possibile, mi passo il bastone dietro in modo che la coda lo possa avvolgere nuovamente. Ho il cuore che batte all'impazzata, vedo l'uomo con la chioma rossa, ma il mio sguardo viene rapito totalmente dal mio simile. L'uomo sulla parete di fondo vi guarda ancora per qualche istante. Non stavo aspettando nessuno. Beh, ci è stato detto che cercavi qualcuno, però. Oh sì, cerco tante persone, tante cose.
Sai che ti cercano anche tante persone qui in città. Tutti cerchiamo qualcosa, no? Beh, diciamo che le persone che ti cercano non lo fanno sicuramente con intenti pacifici, quindi devo dire mossa alquanto ardua o audace a presentarti qui all'interno delle mura. Non mi aspettavo di trovarti così vicino. Mentre parli, la porta alle tue spalle si chiude e si chiude a chiave. Beh, gli intenti pacifici di questi tempi non si riservano neanche ai migliori animali del branco, no? Cosa cercate da me? In cosa vi posso essere utile? E chi vi ha detto che ero qui? Beh, insomma, se vai in giro a chiedere di alcune persone, quelli a cui lo chiedi potrebbero trasmettere l'informazione ad altri. So che cerchi un qualcuno che porta tre oggetti particolari. Vedi che il suo sguardo improvvisamente si fa più interessato. Sì. Beh, hai idea di chi sia? Se dovessi conoscere questa persona, perché? La stai cercando, giusto? Per capire quanto devo essere aggressivo o persuasivo nei suoi confronti. Mentre parli, Saedion, noti che l'uomo continua a prendere pezzi di carne dalla ciotola centrale e a morderla come se stesse, però, questa volta cercando di mordere il tuo di corpo. Quindi frappone il coltello tra te e lui e morde, strappando pezzi di carne e praticamente ingurgitandoli quasi interi. Mentre il tabaxi si è appoggiato alla parete e lentamente sta facendo uscire i suoi artigli e poi li ritrae, come se fosse una specie di piccolo avvertimento. Vedo che le buone maniere non sono ancora di questo mondo, dice l'uomo dai capelli rossi. Piacere. Mi chiamo Gerard. Io allungo la mano e mi faccio... Ero più che convinto di aver sentito un altro nome riferirsi a lei. Oh. Immagino quindi che abbiate parlato col vecchio Barba Grigia. Lui con Barba Grigia ovviamente si riferisce al comandante. Potrebbe. Io gli dico, ho parlato con molte persone da quando sono arrivato qui. Persino quei poco brillanti delle truppe del fuoco. E guardo i suoi occhi per vedere se ha qualche reazione quando gli dico che effettivamente ho parlato con i soldati del fuoco, che mi è stato detto lo stanno cercando. Lui, quando dici il fuoco, alza un attimo gli occhi al cielo, poi guarda verso l'umano di fianco a sé. Hai capito? Mi state cercando. E allora perché non mi arresti? E l'uomo di tutta risposta afferra un altro pezzo di carne. Yantal. Mi hai già stufato abbastanza stasera. Vedo che i rapporti sono ben diversi da quelli che si narrano fuori da questa locanda. Vorrei sapere chi vi ha mandato. Il tabaxi interviene come se non riuscisse più a trattenersi e quasi con un balzo si mette davanti a te, ma soprattutto davanti a Lienel. Quindi? Oh, devo privare la tua amichetta del suo bastone o del suo naso? Vorrei dicendo solo che ci provassi. Non credo sia necessario
utilizzare atti di violenza. In fondo siamo venuti per parlare, no? Il tabaxi si gira verso Gerard o chi che sia. Capo? Cosa? Lasciali parlare. No, non posso mai. E si ritira anche il tabaxi. Ti guarda, ti continua a guardare, Linel. Ti fissa in modo molto profondo. Ricambio anche con lui lo sguardo e abbasso le orecchie all'indietro. Volete sedervi? No, sono già stato seduto per gran parte di questo pomeriggio, quindi preferisco stare in piedi, se non è di disturbo. Soprattutto per lei, che sta mangiando con chi con così tanta classe. Mi chiamo Gunvald. È inutile che fai il diplomatico, figliolo, ma mi interessa niente di quello che stai dicendo. Dice, mentre pezzi di carne gli spuntano dalla bocca, cadono sul tavolo, li riprende, se li mangia. E a un certo punto incomincia a non usare più il coltello. Prende una specie di panino, una cosa strana, in realtà a metà fra la focaccia e il pane. Lo spezza, lo butta dentro la ciotola, che in teoria sarebbe per tutti. E fa una specie di scarpetta, un tipo di scarpetta. Cioè prende il sughetto, lo strizza in bocca e poi mangia il pezzo di pane. Io guardo lui, poi guardo la tabaxi e dico, beh, a lui non interessa, a te interessa perché sono qui. Facciamo una lunga storia breve. Sono qui perché un coboldo mi ha detto che vi avrei trovato qui e che lei cercava un uomo con una chiave, una carta e una moneta. Oh, un coboldo. Un coboldo azzurro, per esempio. Molti coboldi azzurri. Ciao. Lo sai che il coboldo azzurro divide il suo cervello con tutti gli altri coboldi azzurri e quello che riescono a capire è meno di un quarto di quello che capirebbe normalmente? Credo che uno dei miei compagni se ne sia accorto. Ah, quindi non siete solo in due? Diciamo che per forza di cose devo condividere la camera alla locanda con altri viandanti, ma no, sono solo in compagnia sua. È quello che mi basta. Sì, io basto. Bene, abbiamo fatto convenevoli, vi ho offerto da sedere e l'avete rifiutato, vi ho offerto il cibo sulla mia tavola nonostante lui, vi ho offerto quello che potevo offrirvi. E anche una minima parte del mio tempo che, come sapete, dato che mi cercate in tanti, è molto prezioso. Ora dimmi che cosa vuoi. Sapere perché cerchi questa persona. E ho sentito anche che stai raccogliendo seguaci. Diciamo che il mio interesse non è così acceso, ma potrei valutarlo in futuro. Sei strano tu. Vedo qualcosa di strano in te. Sì, sto raccogliendo seguaci. Certo, bisogna avere del sale in zucca per accettare l'offerta. E non mi sembra che voi due ne abbiate abbastanza. Forse prima ti devi chiarire un po' le idee. E forse la tua amica deve essere un po' più accomodante. Sarei ben più che accomodante se lui fosse un attimo più gentile nei nostri confronti. Tu sei stato molto persuasivo, sei stato sì gentile, ma lui no. Mentre in questa piccola stanza sta succedendo tutto questo e Linel sta rispondendo a queste parole di Gerard o di chi che sia, fuori nella grande sala comune della locanda Bronco sta continuando a parlare con Bandagash, scusate, mentre Larias si è seduto a un tavolo e qualche istante dopo l'oste arriva
con le sue gambette da gnomo e porta una pinta di grog al mezzorco. Però beh, vabbè, metterò tutto in conto, no? Ma certo, metti in conto chi stai ospitando, sarà molto contento di pagare per tutti. Lui, vedi che il mezzorco si guarda intorno prima per vedere se c'è qualcun altro della sua cerchia, e poi si gira un po' di spalle e incomincia a bersi tutto il grog di un fiato. Poi appoggia il bicchierone. Ci voleva. Accettato, ragazzo. Da quant'è che non bevevi o ti offrivano da bere? Beh, il capo non vuole che io beva quando sono di guardia. Perché una volta devi sapere che nel nostro accampamento su a nord ero di guardia e mi sono addormentato dopo aver bevuto un po' di grog. Un bel po' di grog. Con tutto quel freddo lo capisco anche, bisogna riscaldarsi durante i turni di guardia, soprattutto la notte. Quanto a nord, ragazzo? Neanche un giorno di cammino. Hai presente dove dicono che ci sia quell'antico tempio caduto? Beh, il nostro accampamento più vicino è qualche ora ad est, da lì. Ma quale di tempio? Quello dedicato, sconsacrato e dedicato alla dea Ashar o alla dea Sun? No, alla dea Sun. Ho capito. Beh, avrei fatto altrettanto come te, altrimenti io sono certo che sarei morto congelato quando mi hai fatto la cosa giusta. Però hai ragione, non farti vedere troppo che stai bevendo ora. Piuttosto ne vuoi un altro po'? Okay, riusciremo a far scappare un'altra pinta di nascosto. Lui ti guarda con fare un po' complice, si ingobbisce un po' come se nascondesse una risata all'interno del suo corpo. Sì. A questo punto faccio proprio uno schiocco di dita a burino per richiamare l'attenzione dell'host o di un cameriere qualsiasi, facendo appunto cenno di rimpinguare le pinte, che in realtà io non sto bevendo in questo momento. Sto cercando di far defluire tutto nella gola di questo mio improvvisato compagno di bevute. Lo gnomo ti guarda, poi guarda mezz'orco, bah, e prende la pinta vuota, se ne va via, e vedi che si appoggia al bancone per riempirla. L'Arias al tavolo, invece, sei seduto a una sedia, un tavolo imbandito con le stoviglie sulla plancia del tavolo, ma non c'è niente né da mangiare né da bere. Dopo qualche minuto ci si avvicina una donna. Lo sai che ci sono anche delle stanze qui? Faccio un lungo sospiro. È qualcuno che conosco o non l'ho mai vista? Sai che Amelia, perché così si chiama, fa parte di quelle reti di ragno che ogni tanto ti piace usare. E sai che di giorno fa un altro mestiere. Sì, ma vista l'ora, la stanza non mi sembra poi così tanto comoda. La giornata è ancora lunga e posso fare tante cose. Serve qualcosa? Poi sottovoce si avvicina come se ti stesse quasi baciando la guancia o comunque fa finta di fare qualcosa sul tuo lato della testa. Perché state parlando con quelli? Sono pericolosi.
Sai che mi hai convinto? Sì, ho un po' di tempo da ammazzare in questo momento. Possiamo fare due chiacchiere. E mi alzo. Ho la chiave giusta di una stanza, vieni. Vieni, seguimi. La seguo. La locanda, come già ti ricordi, è abbastanza grande. Nell'altra stanza comune non c'è quasi nessuno a parte una donna. E poi Amelia ti guida fino a una delle stanze da letto. E vedi che apre la porta a chiave, come se fosse una cosa privata che ha. E quando entri, sei pazzo? Lo sai con chi stavate parlando? Lo sai con chi sta intrattenendo la gara di bevute il tuo amico? O con chi sono andati gli altri due? Lo so fin troppo bene, Amelia. E sto lavorando anche io. Non è importante. Lo sai perché è qui? Lo sapete? No, non mi interessa. E perché sei qui allora? Cosa devi fare? Sei un po' troppo curiosa per i miei gusti. No, ti sono preoccupata per te. Ah, beh. Mettiti in coda con tutti gli altri, allora. Stiamo lavorando, Amelia. Dobbiamo raccogliere informazioni su di lui. È molto pericoloso. Oh, lo so fin troppo bene. È per quello che ho mandato dentro gli altri. Se non torneranno più? Non li conosco. Non vedo perché dovrebbe essere un mio problema. Me l'avevano detto che eri un bastardo. Sì, mi si dice. Comunque, se ti può servire, si dice che sia arrivato in città da un paio di giorni, che abbia girato in un po' di uffici o qualcosa del genere, che si sia fatto dare delle chiavi di qualche tipo, che stia cercando una chiave o qualcosa del genere. Sembra che i suoi uomini siano completamente all'oscuro di quello che sta facendo. Non parla con nessuno delle sue vere intenzioni. E tu come lo sai questo? Perdona, ma a questo punto la curiosità mi sorge. Anch'io so fare il mio lavoro. E si accarezza sul petto. Ben fatto, davvero ben fatto. E metto mano alla scarsella, tiro fuori una manciata di monete d'oro, 5-6 monete d'oro. E con molto nonchalance, se ha una tasca a vista, qualcosa, gliele lascio andare nella tasca. Grazie delle informazioni. Copri qualcosa, qualsiasi cosa. E poi lascia la frase sospesa, apre la porta e se ne va verso sud. Prima siete venuti da nord, se ne va verso sud, dove probabilmente c'è una latrina o qualcosa per simulare un lavaggio o qualcosa del genere. Io esco, ritorno nella stanza. Quando rientro nella sala comune mi sistemo un attimo l'armatura e mi risiedo al tavolo dove ero seduto, metto la mano in tasca e prendo in mano la pietra parlante. La pietra è lì, maneggiare tranquillamente, docilmente. Non sembra avere nessun effetto attivo in questo momento. Se ti sbrighi lo trovi alla taverna dell'alce rosso, alce di fuoco? Alce di fuoco. La taverna dell'alce di fuoco. Porta qualche uomo a una dignitosa scorta. Mentre Larias parla con Amelia e poi torna nella stanza comune e al mezz'orco arriva anche la seconda pinta di grog,
nella stanza piccola i discorsi si fanno un pochino più concitati. Quindi vuoi dirmi per quale motivo cerchi questa persona? Voglio capire delle cose. Forse ha qualcosa che mi appartiene, in un certo senso. E se dovessi trovarla, cosa me ne faccio? La consegni ai tuoi nemici o te la porto? Portala da me, sarai ricompensato più di quanto questa città possa ricompensarti per altri servizi. Beh, deve essere importante per te se mi offri più di quanto potrebbe offrire una città intera. Il punto è che so dove trovare la città, ma non saprei dove trovare te. A nord. Non so se conosci la regione qui intorno. Che io sia nuovo. Ho un piccolo accampamento, più che altro uno specchietto per le allodole, a nord di un tempio, a nord-est di un tempio ormai non più in uso, della divinità Sun. Possiamo incontrarci lì. I miei ranger pattugliano la zona, soprattutto quella zona. È molto pericolosa, sai. Da qualche tempo i terrori notturni stanno nascendo spontaneamente nel terreno. Non so se sai a cosa mi riferisco. Master? Non ho mai sentito nominare, diciamo, con questo... Ok. Io lo guardo e dico, ma sono abituato a dare la caccia ai mostri, non alle persone, quindi credo mi ci troverei molto bene, in ogni caso. Beh, spera sempre di non trovarne un nido o un nugolo. Sono pericolosi. Ma se ti impegni tanto nell'affrontare queste bestie, perché ti danno la caccia coloro che si fanno tanto vanto di proteggere la città? Pensano che io abbia attaccato un loro avamposto. Ne ho sentito parlare. Quindi non è opera tua? No, sì, l'ho fatto. Devi darmi una versione. Non posso credere a due verità. Se mi stai chiedendo se ho attaccato davvero un avamposto di questa città, la mia onestà mi impone di dirti di sì. Se mi stai chiedendo il motivo, non è questa la sede per parlarne. Capisco. Di solito uso dire che non ci sono domande inopportune, ma certe volte le risposte possono esserlo, quindi non badare se esagero nel chiederti informazioni. Puoi sempre dirmi che non è il momento e il luogo per rivelarmeli. Bene, ragazzo, quello che volevi sapere da me l'hai saputo. A meno che tu non abbia sotto mano la persona che porta gli oggetti che sto cercando, ti chiedo di lasciarci, devo tornare a una questione molto più urgente di questa. Un'ultima informazione. Tra quanti giorni potrò trovarti a nord? Così da organizzarmi coi tempi. Mi piace avere le cose sotto mano. Ogni notte. E con un gesto prenderò uno dei piatti che sono sul tavolo, metterò dentro qualcosa da mangiare e glielo porgo a Lienel. E gli dico, prima dei viaggi bisogna avere la pancia piena. In fondo ce l'hanno offerto. Lo osservo un secondo, poi prendo il piatto e ritorno a guardare il tabaxi. Il tabaxi continua a sostenere il tuo sguardo per tutto il tempo. Poi a un certo punto vedi che si gira verso l'uomo coi capelli rossi e poi si rigira verso di voi.
Beh, quello che dovevate dire l'avete detto, ora uscite, grazie. Ma io non ho ancora parlato. O sbaglio? Il tabaxi si gira indietro. Gerard fa un piccolo gesto, come se gli dicesse di farti parlare. In quel momento sposto il mio sguardo su Gerard e ritiro su le orecchie. Gerard, sei stato onesto con noi fino ad adesso e confido che continuerai ad esserlo. Vedo che ti accompagni con persone della mia stessa specie. Tra le tue fila o nei tuoi viaggi, non lo so, hai visto qualcuno più simile a me? Più simile in che senso? Come dire, così, il colore del pelo, le macchie, un po' più alto. E... sì? Se non mi ricordo male, è stato qualche anno fa, però. Dove? Abbiamo incontrato questa tribù sui Monti Garfi, di questi tabaxi. Ce n'erano un paio simili a te, però una penso che tu non la possa conoscere perché era una cucciola o una bambina, non so come le chiamate. Mentre lui era un abile guerriero, per qualche tempo si era avvicinato alla mia gente. Grazie. Ah, che sbadata. No, non ci siamo ancora presentati. Sei stato così cortese a dirci il tuo nome. Lascia che ti dica il mio. Puoi chiamarmi Ilunia. Ilunia. Bel nome. Grazie. Beh, se avete finito di parlare con il capo... E il tabaxi davanti a voi lascia partire un miagolio stridulo e la porta scatta la serratura e si apre alle vostre spalle. Il mezz'orco vi fa segno di uscire. Io faccio un accenno del capo e ripeto: allora ci si vede. Ci conto. Faccio un leggero inchino solo con la testa verso Gerard, do un'ultima occhiata molto fugace che non riesce a nascondere non tanto il disprezzo ma una leggera ostilità nei confronti del mio sibile, del tabaxi, e senza dargli le spalle arretro per uscire dalla stanza. Uscite entrambi dalla stanza mentre la porta si richiude dietro di voi. Vedete che Bronco è più o meno dove l'avete lasciato. Alla fine siete stati dentro siete stati dentro qualche minuto e l'Arias è più o meno nella stessa posizione, praticamente identica di dove si era seduto. Il mezz'orco dietro di voi richiude la porta a chiave e vi supera camminando velocemente per tornare alla porta dell'inizio. Aelion, hai sentito quello che ha detto? Era un dettaglio che mi mancava. Forse dovevi dirmelo che cercavi anche te una persona, ma sono felice che hai ottenuto quello che avevi bisogno. Sì, è vero, e quando lo dico lo abbraccio. E Aelion rimane un po' così, però effettivamente dopo un po' ricambia l'abbraccio, non sa bene come comportarsi, quindi effettivamente l'abbraccerà come se fosse... una persona, resiste dall'impulso effettivamente magari di fargli due grattini sulla testa, ma non sa bene quello che deve fare e dopo un po' cerca con lo sguardo i suoi compagni
per capire un attimo se loro hanno avuto qualche altra informazione o hanno già chiacchierato, visto che comunque Bronco è davanti al mezz'orco, quello di molte parole. Vi guardate mentre i due si abbracciano. Larias vi guarda per un attimo, anche Bronco si gira a guardarvi. Effettivamente loro sono usciti da lì. Il fatto che quell'altro mezz'orco sia arrivato davanti alla porta è un chiaro segnale che loro sono usciti. Credo che sia arrivato il momento che io mi riunisca ai miei compari. Grog. Chiaro, Grog. Vediamo di non essere da meno anche con il tuo amico. Un altro cenno all'oste, indicando però questa volta l'altro mezz'orco. Alla vostra. E mi allontano quel tanto per potermi riunire agli altri, sedendomi praticamente al tavolo di Arias. Capire cosa è successo. Io nel mentre ho ricevuto qualche risposta da Hoppers o... Non sembra. Io mi rivolgo all'Arias, però in comune questa volta. Mm. E gli dico: hai visto? Yennel è una persona di fiducia. Non c'era bisogno neanche di controllarla, anzi. Chi voleva controllarmi? Ma che state dicendo? Che si preoccupava per te, ma non era il caso. Ah. Bene. Oh, cosa è successo là dentro? Non qui, fuori. E mi alzo. Senza rispondere a Saelion, senza degnare nessuno di uno sguardo, semplicemente mi alzo e mi dirigo verso la porta. Saelion farà un gesto, alzando una moneta verso l'oste e la appoggia sul tavolo prima di seguire Alarias. Ci muoviamo tutti a questo punto, non penso che nessuno voglia rimanere lì da solo. Uscite tutti dalla locanda. Fuori il tempo ormai è una giornata inoltrata, quindi il sole è abbastanza alto. La locanda è vicino al quartiere del mercato, ma poco fuori, diciamo. Quando siete fuori vedete che stranamente intorno alla locanda non sta girando nessuno, non ci sono persone intorno, non ci sono persone affaccendate, solamente una piccola truppa del fuoco che cammina lontana, che passa davanti a voi in una strada parallela e si perde in una via coperta da delle case. Siete poco fuori dalla locanda, con la porta richiusa alle vostre spalle. Ormai avete abbandonato quel caldo che c'era, quasi asfissiante all'interno. Io do uno sguardo verso Lionel. Ma quando siamo arrivati, c'era più gente o comunque la zona era abbastanza silenziosa e desolata anche prima? Prima non ci avevate fatto molto caso, però era sempre così, abbastanza vuota. No, così anche prima. Sì. Credo che le truppe del fuoco siano effettivamente più stolti di quello che pensavo. Sì, questo non ce ne frega un cazzo. Mi dite se c'è lì dentro Ventru o meno. Sì, credo che sia lui, la persona con cui abbiamo parlato. Con un altro nome, ma sembrava proprio lui. Nel senso, un altro nome, come si fa a chiamare adesso quel ragazzo? Gerard. Gerard? Nome strano, lo so, però così si è presentato. Aveva con sé quella maledettissima spada con le due lame? Abbiamo visto qualche spada, Master? Non sembrava. Cioè, non sembrava avesse armi in quel momento. Non aveva armi con sé nella stanza. Saprei dire, Bronco. No, questo non è assolutamente da lui. Secondo me vi state prendendo un abbaglio. Lui, ricercato ovunque,
in questo momento proprio in questa città, sotto il naso di tutti. Io mi avvicino a Bronco e dico: forse quelli che più lo cercano in verità lo stanno proteggendo. E allora perché scomodarsi tanto e prendere quattro perfetti sconosciuti l'uno con l'altro e metterli sulle sue tracce? Non parlo di Hoppers, non parlo di Barba Bianca, parlo di quelli del fuoco. Del fuoco potrebbero quindi essere invischiati con lui. Questo potrebbe essere interessante. Ci sarebbero dei risvolti in questa città davvero davvero problematici per chiunque. Aria, è possibile che tu non sappia nulla di tutta questa faccenda? E io non sappia nulla, ma è un'affermazione campata in aria. Diciamo che si inizia a delineare qualcosa che avrei potuto sospettare da un po' di tempo. Diciamo che quello che dice Saelion potrebbe aver senso, il fatto che il fuoco, la fiamma li stiano aiutando in un modo o nell'altro. Ah, e giusto per la cronaca, probabilmente a breve arriverà Hoppers, è probabile. Una bella notizia. Direi che è meglio non farsi trovare qua, no? No, fermi. Perché dovrebbe arrivare adesso Hoppers? Non ha nessun senso. Sapeva quindi che sarebbe stato qui il ragazzo? No, gliel'ho detto io. E quando gliel'hai detto? Prima, mentre ero seduto al tavolo. Complimenti. E se fosse arrivato molto rapidamente, mentre io e Lionel eravamo ancora nella stanza? Passaggio sicuro per uscire. No! Follia! In questo momento... mi manca il punto della questione. Noi siamo stati assoldati per trovare Ventru e per portarglielo vivo. Se lui si dirige direttamente qua, Ventru è vivo, cattura ed è a posto. L'Arias è un formicaio, questa locanda. Sa muoversi tranquillamente per ogni vicolo. Conoscerà a menadito ogni passaggio segreto, ogni pertugio, ogni tombino, qualsiasi cosa possa essergli di vantaggio. E tu hai chiamato Hopper qui, senza dirci un accidente di niente. Iniziamo a cooperare come se fossimo una squadra, maledizione. Senza accennare il fatto che Bronco ha appena detto che lui non si muove mai senza la sua spada e sembrava non averla, quindi sto iniziando a dubitare della persona che io e Lionel abbiamo incontrato, per quanto effettivamente sembrava veramente lui. Ma ci sono magie e illusioni molto potenti. Esatto, dopotutto abbiamo poco fa parlato con un coboldo azzurro che aveva tanti sosia, a quanto pare, all'interno della stessa tenda. Non sarei sorpresa se anche il nostro amico rosso possa fare qualcosa del genere. Comunque credo ci sia sotto molto di più che semplicemente una taglia da parte di Hoppers, e non sono molto d'accordo sul fatto di farlo venire qui e far catturare Ventru così, senza avere qualche verità. Lui sta cercando quello che ho io in questo momento. E quindi è diventato il tuo migliore amico per questo? No, tutt'altro. Ma non ho informazioni a sufficienza per dire che sia il mio peggior nemico. Non sta cercando solo quello, in realtà. A quanto pare ha comprato, preso chiavi in città per, che diavolo ne so io, passaggi segreti probabilmente. Non mi stupirebbe visto il passato della città. Beh, forse gliene manca ancora una. Comunque mi ha detto dove trovarlo. Mi ha anche detto che dove possiamo trovarlo in verità è un po' una zona non particolarmente sicura. Guardo gli anelli, dico, ho parlato di un tempio
sconsacrato di Sune, giusto? Sì, a nord-est da qua, a quanto pare, i suoi ranger, i suoi cacciatori perlustrano la zona. Ma non è tanto quello che mi preoccupa. A quanto pare lo possiamo trovare lì ogni notte. È molto veloce, a quanto pare. Capace che impieghi anche la magia per spostarsi. E il problema è che le sue guardie del corpo, coloro che dovrebbero proteggerlo a costo della vita, sono anche troppo chiacchieroni. L'informazione di questo avamposto a nord o nord-est dal tempio sconsacrato è uscito un po' troppo facilmente. Tutto ciò non torna per una persona impossibile da catturare. Non farti ingannare, è uno schermo per le allodole, a sua detta. Probabilmente è il fulcro della zona pattugliata dei ranger, quindi perché si fa trovare lì. Temo possa essere un po' una fine prematura. Io torno dentro. Maledizione a voi e ai vostri modi, veramente. No, io lo prendo anche per la collottola, lo pianto e dico: vuoi metterti a far spada in mezzo al tuo amichetto d'infanzia, le truppe di Hopper? A far spada? No! Voglio vederlo in faccia e voglio capire se è veramente lui. Bronco, aspetta, ragiona. Se, come hai detto tu, è vero e lui può spostarsi anche usando la magia, non ti faranno mai avvicinare a lui. Già per vederlo solo noi due abbiamo dovuto tirar su una balla quasi colossale. Oltretutto contiamo che da come si è posto, da come ha risposto, temo che lui sappia qualcosina in più. Forse già sa che io ho gli oggetti che cerca, forse sta giocando con noi, non lo so, ma non è saggio rientrare adesso. Anzi, io opterei per allontanarmi in questo momento dalla locanda. Anche perché stanno arrivando i suoi amici, e dicendo questo indico l'Arias con il dito. La zona potrebbe diventare alquanto più calda. Allontaniamoci, non facciamo altre avventatezze. Meno troviamo un punto dove abbiamo una buona visuale, che sia sull'albero di quell'altro sciroccato che imbocca i piccioni o quella casa là sopra, e guardiamo dall'alto quello che succede. Vediamo se effettivamente Hopper è così incisivo e darsi che riusciamo a cogliere anche qualche altro dettaglio in più. Comunque credo che poi sarà utile andare a visitare l'accampamento che è stato attaccato da Vertru. Lui ha confermato di aver portato avanti quell'attacco, ma non ha voluto dirmi il reale motivo. E un'indagine, secondo me, è d'obbligo. Mentre parlate così apertamente, proprio sulla soglia della locanda, a un certo punto sentite quasi chiaramente, in un vicolo di fianco, qualcuno che tira su col naso, poi sgracchia per terra, e poi vedete comparire un corpo che Celion e Lielen hanno già visto. È l'uomo che era nella stanza con l'uomo coi capelli rossi. Il gatto. Vieni. Indica verso Lienel. E sta... Vedete che ha una mano sull'elsa della spada. È un corpo abbastanza grosso. Ha una specie di divisa di qualche tipo, simile a quella che porta il fuoco. E indica proprio Lienel. E poi indica anche Celion. Ah sì, anche tu. Venite. Guardo Saelion molto stupita. Credo dovevamo andarcene prima e più rapidamente. E mentre osservo l'uomo, in un certo senso Saelion si concentra un po' sulla spada per capire se riceve qualche vibrazione dalla sua lama.
effettivamente eri talmente preso da tutta la conversazione che la vibrazione interna che hai, lo scheletro interno connesso alla lama, ti stava mandando qualche segnale. Senti che il pericolo non è solo davanti, senti che ce n'è uno in alto, probabilmente dietro di voi, forse appostato da qualche parte, non riesci a capire bene dove. La lama non ti dà tutte queste informazioni, però riesci a capire che quella cosa che sta arrivando è un pericolo che si allunga anche verso l'alto. Spazientito l'uomo mentre lo guardate ancora. Obbedita all'ordine di uno del fuoco. Subito. Io do un colpetto rapido a all'Arias e gli sussurro in elfico. Qualcuno dall'alto. È una trappola. Il tizio che sta chiamando lì nelle Saelion lo conosco, cioè perlomeno diviso di fama, di... L'hai visto un po' di volte in città. Effettivamente sai che è un membro del fuoco, che è un graduato del fuoco addirittura, potrebbe essere un sergente o un piccolo capitano, non te lo ricordi bene. Non è una milizia che frequenti così spesso come la roccia. E sai che si chiama Gunvald e sai che viene da lontanissimo rispetto alla città di Krolas e che non è molto contento di stare qui, perché l'ha sempre dimostrato abbastanza facilmente, non ha mai trattato la città bene per come potrebbe essere trattata. Detto ciò, dopo aver fatto questa comunicazione in elfico a all'Arias, effettivamente faccio qualche passo, però non li vado proprio di petto addosso, mi fermo a un paio di metri da lui e gli dico: ebbene, hai fatto in fretta ad uscire, finito di mangiare? Tu e il gatto con me subito, devo portarvi in un posto. E se non volessimo venire? Vedi che lui si stanca di questa pantomima, estrae lentamente la spada lunga che porta al fianco, la fa quasi strisciare per terra con la punta, poi mette due dita tozze in bocca, lancia un fischio e da sopra il tetto della... della locanda si affaccia il tabaxi che era nella stanza prima, guarda verso il basso e con un balzo salta in mezzo a voi quattro. Dicendo questo, tiriamo l'iniziativa. Per la prima volta in questa avventura, tra l'altro. Sembra che siano abbastanza pronti e abbastanza gaudenti di fare questo. Non sapete bene che cosa vogliano da voi. E il tabaxi da sopra il tetto della locanda, da sopra uno dei tetti della locanda, salta in mezzo a voi quattro. Ha evidenti intenzioni bellicose. Ancora però non ha avuto il tempo di dare una zampata a qualcuno di voi. E per la prima volta entriamo in un turno di combattimento. Il primo ad agire, anzi la prima ad agire, è Lienel. Lienel, ti trovi faccia a faccia con quel tabaxi che ti ha, per tutto il tempo del discorso di prima, imbruttito con gli occhi, ti ha guardato male, ti ha trattato male, e adesso è davanti a te, sembra che tu sia la sua preda, ti ha guardato per tutto il tempo. Non sai effettivamente che cosa vogliono da voi, ma sai che sono stati fastidiosi. Ok, lo fisso, tiro nuovamente le orecchie indietro e gli occhi, le pupille diventano molto piccole. Ringhio, mostrando i denti verso di lui. Il mio manto questa volta non si colora di rosso, ma con delle sfumature verso l'azzurro, quasi il blu. In pugno mi faccio passare dalla coda il mio bastone nelle mani. Non gli dico niente e sono lì.
impugno il bastone con entrambe le mani, lo faccio roteare e provo con la parte ricurva a colpirlo verso il collo. Il colpo passa sopra la creatura che con un'agilità simile alla tua lo manca, si abbassa di colpo, non riesce a colpirlo. Il bastone rotea dietro di te e torna quasi davanti per proteggerti o per difenderti. Vuoi fare qualcos'altro? Assolutamente sì. Quando vedo che si abbassa, provo a cogliere l'attimo e alzo il ginocchio il più velocemente possibile per colpirlo in viso. Vai. Anche questo colpo incontra questa volta il suo gomito, che mentre si abbassa alza di colpo. Il tuo ginocchio colpisce il suo gomito, è duro contro duro e non c'è nessun effetto visibile sulla creatura. Vuoi fare altro? No, non faccio altro. Dopo di te, dopo che hai cercato di colpirlo, sta a lui che snuda i suoi artigli, nonostante al fianco abbia anche una scimitarra. Snuda gli artigli e ti salta addosso con tutta la veemenza che può avere. Cerca di colpirti, cercando di trafiggerti con i suoi artigli, cercando di graffiarti il viso, togliendoti forse un occhio o qualcosa del genere. Il primo colpo non va a segno, ti manca clamorosamente, sei molto più rapido di lui a combattere. E il secondo invece... Il secondo, vedi che in qualche modo è come se lui andasse fuori misura, quindi allunga troppo una zampa e sembra che si scopra. Tutti quelli che lo attaccheranno da qui all'inizio del suo prossimo turno avranno vantaggio. Bronco, sta a te. Io, ritrovandomi proprio faccia a faccia con quanto rischia di minacciarmi, mi allontano evitando ogni tipo di reazione negativa nei miei confronti, ma ho già la balestra in mano, quindi in realtà faccio l'azione di disingaggio e mi sposto. Magari se evito di andare a cercare di spostare il mio token dalla live e non da Foundry, faccio prima. Sì, anche a me capita questi giochi. Qui? Ok, poi. Sì, va benissimo lì. La fontana mi dà qualche tipo di difficoltà poi a vedere la scena per come mi si pone davanti verso questi due... No. Ok, perfetto. No. Hai completa visuale, anche i tuoi compagni in questo momento non ti coprono eventuali bersagli che potresti mirare. Ok, l'altra cosa è che vago con lo sguardo un po' dappertutto per evitare che qualcosa ci piombi proprio da una finestra al secondo piano o da un tetto. Mi faresti una prova di percezione? Dato che lo fai attivamente e quindi non uso il tuo punteggio di percezione passiva, ma quello attivo, non è pure una prova di percezione. Ho fatto un 13. Ti guardi intorno, lo fai già mentre ti stavi allontanando dal gruppetto che sta cominciando a combattere. Ti guardi intorno e vedi che qualcuno si sta nascondendo malamente, in realtà, tra i rami di alcune piante che sono più lontane. Vedi che in mano ha una balestra e probabilmente l'hai beccato proprio nel momento stesso in cui si stava appostando, perché aveva quel tipico movimento di appoggio la balestra per prendere la mira, e vedi che compare, semplicemente l'hai visto. Ormai non è più nascosto per te. Ed è un tiefling che ha una balestra piccola rispetto alla tua, che però sta guardando nella vostra direzione. È più a sud di te
di qualche metro, nascosto dietro una pianta. Verso di lui avresti qualche difficoltà forse a mirare per bene, ma potresti ancora mirarlo. Vuoi fare altro, Bronco? No, finisco così il turno, non ho la possibilità di fare altro. Dopo di te, Gunvald, con la spada estratta, si avvicina velocissimo verso Saelion e, senza pensarci due volte, cerca di menare un fendente nella tua direzione, cercando di colpirti dall'alto verso il basso, in modo tale che tu poi col colpo possa cadere a terra. Leggerete Battelax, ma non vi preoccupate. Il colpo all'effettivo manca Saelion, si pianta per un attimo in terra, poi Gunvald, con uno spunto molto molto veloce, muove il polso, lo rialza e un altro colpo di traverso cerca di colpire nella tua direzione. Il secondo colpo però ti passa a qualche centimetro dalla pelle, senti il movimento d'aria nonostante le protezioni che hai, ma senti che il suo colpo sarebbe stato probabilmente quasi mortale se ti avesse colpito, o comunque ti avrebbe in qualche modo aperto una ferita. Sei contento di non essere stato colpito? Molto. E in questo momento hai Gunvald davanti, di fianco a te c'è l'Arias. Gunvald ti guarda. Arrenditi e fai salva la vita. Forse. Sta a te, l'Arias. Io mi trovo praticamente schiacciato tra la tabaxi e quello della fiamma, giusto? Sì, il tabaxi. Quello dietro di te è un maschio. Ah, ok, perfetto. Ok. Allora, semplicemente, vabbè, imbraccio lo scudo e sfodero anche io la mia spada lunga e mi concentro un attimo sulla spada e praticamente dietro Gunvald faccio comparire Elavis, faccio comparire il mio eco e lo attacco. Gli altri, vedete che alle spalle di Gunvald compare qualcosa di estremamente particolare, come se fosse un corpo, qualcosa, uno spirito, che ha le fattezze di una donna in un certo senso. E poi vedete l'Arias che si concentra e attacca Gunvald. Lo spettro, lo spirito dietro Gunvald sembra in qualche modo essere molto molto attento a quello che sta succedendo e ha un aspetto femminile. Ok, allora mi dice che sono fuori portata per attaccare. Bene. Arrivo subito, scusate, questo è un dettaglio tecnico, probabilmente fatto. Vediamo. Yes. Il colpo di Larias è molto preciso. Bronco, tu che conosci bene la materia della guerra, capisci che Larias è molto versato nel combattimento. È un fendente laterale da destra a sinistra, però rapido, quasi fatto col polso più che con tutto il braccio, in modo tale che l'avversario non abbia il tempo di ripararsi. Tira pure i danni, l'hai colpito, si è dato a segno. Il colpo è abbastanza forte, sarebbe stato abbastanza forte per stendere una persona media, un soldato medio, ma vedi che Gunvald lo incassa, hai sentito incrinarsi un po' la sua armatura, ma non sei proprio andato con l'acciaio dentro la carne, però pensi che tu l'abbia colpito, mi abbia fatto del male. Vuoi fare altro, Larias? Assolutamente sì.
mi riconcentro nuovamente sullo spettro e dalle spalle di Gunvald è come se l'Arias diventasse per un attimo incorporeo e lo spettro corporeo. Vado con un secondo offendente. Vai. Anche questo secondo attacco prende Gunvald di sorpresa e riesce a colpirlo di nuovo. Tira pure i danni. Di nuovo sei andato a segno, sei riuscito a penetrare le sue difese. Gunvald non se l'aspettava. Senti che grugnisce di dolore, forse sputa qualche goccia di sangue. Probabilmente l'impatto sull'armatura con la tua arma gli ha incrinato una costola o qualcosa del genere. Vuoi fare altro, Larias? Assolutamente no. Dopo di te, ultimo in questo turno, Saelion. Saelion osserva il bruto che si è avventato contro di lui. In un certo modo riprende un po' di coraggio dopo essersi visto questa spada sfiorargli la pelle e scosta il mantello e va a prendere un'impugnatura che in verità è invisibile per gli altri, ma nel momento in cui lui tocca la cintola si manifesta nelle sue mani una spada lunga che estrae quasi dal nulla, la impugna e con lo sguardo cerca Gunvald e sussurra delle parole maledicendolo. Come se prendesse piede da te una sorta di lungo serpente di energia, in qualche modo si incanala verso i piedi di Gunvald e come se risalisse sopra di lui, ne rende la figura e la stringe fra le spire. Sai che la tua maledizione potrebbe essere mortale per lui. E senza aggiungere altro, tenterà di colpirlo. Il colpo è molto preciso, preciso come quelli di Larias, anche se portato in un modo e in una maniera completamente diversa. Non sei un esperto di questo gioco di polso, è come se la lama però seguisse semplicemente la traiettoria del tuo braccio, è come se fosse un tutt'uno col tuo spirito e con la tua volontà. Attraversa le difese di Gunvald, che non era pronto a ricevere tutti questi colpi in così breve tempo, e riesce a colpirlo, tira pure i danni. Mentre lo colpisce, Senior lo guarda e dice: i miei compagni hanno già risposto alla tua domanda. E poi ritrae la spada, che nonostante sia una spada lunga, Senior non è sicuramente di prestanza fisica come potrebbe essere Gunvald o Larias. Sembra estremamente leggera nelle sue mani e torna pronto per continuare il combattimento. Lo colpisci e sembra che Gunvald per un attimo sia stato frastornato da questo tuo colpo, poi ti guarda per un secondo, sei sicuro che sei andato a segno. Stelion, vuoi fare qualcos'altro? No, ho usato la mia azione e la mia azione bonus, quindi darò uno sguardo verso l'Arias come un cenno del capo per dirgli ottimo lavoro. Dopo di voi Lienel, sta di nuovo a te. Ok, faccio roteare il bastone con la parte ricurva verso il basso per colpirgli il braccio, una delle braccia, e quasi a voler, quasi per un istante, incastrarlo. Vai, tira pure. Un vantaggio, avevi detto, giusto? Sì, sì, è vantaggio perché era, si è sbilanciato col colpo mancato in modo goffo. Ok. Il colpo va a segno, non si accorge neanche della tua manovra, sembra quasi essere più stupito che spaventato. Il colpo va a segno, colpisci il suo braccio, lo imprigioni, lo sposti, tira pure i danni.
se vuoi. Il colpo lo trova un po' stupito. Lui si guarda dove l'hai colpito e poi ti riguarda. Sembra che stia macchinando qualcosa nel suo sguardo di tabaxi, che è completamente differente dal tuo. Vedi che la sua espressione è molto più ferina, molto più assetata di sangue o qualcosa del genere. Vuoi fare altro? Sì, viene. Fissandolo negli occhi, tenendo anche molto stretto il bastone, lo tiro leggermente verso di me e utilizzo tutte le energie che ho in corpo per sferrare due pugni, uno alla sua gola e uno al suo volto, utilizzando la mia energia. Il primo dei due colpi va a segno, completamente scoperto si fa trovare, e sembra che il colpo al collo lo trovi completamente impreparato. Tira pure i danni. Una piccola tosse scaturisce dalla sua gola, come se gli avessi tolto il fiato per qualche istante. Sembra che non si aspettassero una resistenza di questo tipo da delle creature come voi. Se vuoi puoi fare anche il secondo attacco. Subito. Sul secondo pugno si può notare che scaturiscono quasi delle piccole scintille elettriche. L'ultimo colpo è quello più preciso di quelli che hai sferrato finora. Lo colpisci con una tecnica particolare degli insegnamenti che hai ricevuto, e in pratica chiudi il pugno mentre lo fai ruotare, e in modo tale da imprimere tutta la forza del corpo, e in più allunghi la spalla in avanti. Senti che il suo corpo ha un contraccolpo. Tira pure i danni. Ovviamente è un colpo critico. Il colpo fa muovere il corpo della creatura, le scintille, le piccole saette che gli corrono lungo il corpo la fanno sconquassare per un attimo. Ti guarda e in un breve istante di lucidità, subito dopo la ferita subita, ti guarda. Che cosa? E poi si pulisce tipo gli occhi, cerca di togliersi qualcosa dagli occhi, come se non capisse bene da dove arrivano le scintille. Vuoi fare altro, Lienel? Molto semplicemente riprendo il bastone, togliendo il blocco che avevo messo sul suo braccio. Ti riprendi la tua arma e dopo di te il tiefling che è appostato a sud, quello che ha notato solo Bronco, si sporge un attimo per vedere bene la situazione. Vedete che Bronco, vedi che prende la mira abbastanza in modo abbastanza accurato verso qualcuno, verso il gruppetto, e poi tira con la balestra. Il quadrello è indirizzato nel punto più difficile da colpire, verso Saelion. Forse ha ricevuto proprio questa richiesta da qualcuno. Il tiro con la balestra è abbastanza preciso, vola di fianco alla testa di Larias, di fianco a Gunvald, e vola talmente tanto vicino al corpo di Saelion che per un attimo sembrava che lo colpisse, ma lo manca di qualche centimetro. Di pochissimi centimetri, forse uno, massimo due, il quadrello si pianta nel muro della locanda dietro di te. Vedi che dalla punta del quadrello cadono 3-4 gocce color verdastro, e senti un rumore tipo sfrigolio sulla parete. Immediatamente dopo il tiefling corre con tutte le sue forze
in questa direzione. Il tabaxi, dopo aver ricevuto quella grugnola di colpi che ha ricevuto, cerca con lo sguardo un modo per togliersi d'impaccio e si allontana dalla mischia facendo un'operazione abbastanza strana, cioè sta con il viso in avanti mentre arretra col corpo, cercando di evitare tutti i colpi che gli potrebbero arrivare, e in questo modo però arriva goffamente ad appoggiarsi sulla fontana. Sembra che si guardi intorno ancora un po' e poi fa qualche passo allontanandosi ancora in questa direzione. Usa tutta la sua azione per togliersi dalle mani di Lienel, che ha capito che anche se non è armata di acciaio o altro, può essere una bella sfida. Bronco, sta a te. Una volta che rialzo la testa, dopo aver sentito il quadrello che volava non in mia direzione, fortunatamente. Una vergogna, questa città è una vergogna. E carico la balestra, sostanzialmente andando a montare un pezzettino in più là dove c'è proprio questo trofeo di caccia, che è un teschio di un animale selvaggio dalle lunghe zanne, e miro verso il tiefling, che per me fino adesso ha rappresentato la vera minaccia, considerato che era l'unico fuori dalla portata di tutti. Non so se in questo caso la fontana potrebbe darmi qualche fastidio, ma immaginiamoci proprio la scena cinematografica, che ci sono gli zampilli d'acqua e poi questo fulmine, questo quadrello che recide l'acqua e si proietta verso di lui. All'atto pratico io attivo il cannone arcano, sì. L'Eldritch Cannon, scusatemi, ma e come azione bonus sparo direttamente al tiefling. Il colpo del tuo cannone vola, come hai detto, sopra la fontana, sposta l'acqua, la fa deviare, bagna il tabaxi che si era avvicinato, gli passa di fianco la testa e con tutta la forza colpisce in pieno petto il tiefling che si era andato a riparare in quella zona là. Tira pure i danni. Ok, dovrà fare anche un tiro salvezza di qualche tipo per evitare di essere sbalzato via. Te lo dico subito. Viene sbalzato un metro e mezzo via. Appunto, la forza della tua balestra sostanzialmente colpisce in pieno petto la creatura, che non se l'aspettava, viene sbalzato all'indietro di un metro e mezzo, viene spinto su delle ceste, delle casse che erano appoggiate di fianco a una casa, e non sembra riprendersi per i primi 4-5 secondi dopo che è stato colpito. Ok. Nel mentre che ho la balestra fumante, inizio a incedere verso i due. Me la faccio passare io la voglia di prenderci in giro, maledetti teppisti. E finisco dopo essermi mosso. Dove ti muovi? Dove vai? Ok. Ok, grazie. Dopo di te. Dopo aver sentito il colpo, aver visto un suo compagno e aver ricevuto un sacco di colpi, Gunvald, con un fare abbastanza scocciato, smettetela di resistere all'arresto. Poi con la mano cerca spasmodicamente qualcosa sul suo petto e infila la mano sotto l'armatura e vedete che estrae una specie di piccolo corno, potremmo definirlo meglio un fischietto, qualcosa del genere. Ci soffia dentro e in qualche modo il suono sembra essere più potente di quello che un fischietto normale può generare. Si rimbalza tra le pareti della locanda, della città, e Gunvald vi guarda. Adesso che avete il sangue di uno del fuoco sulle vostre lame,
vi farà uscire da questa città. E poi con la spada si frappone la spada davanti a sé, come se volesse semplicemente aspettare i colpi di chi lo sta per colpire. Larias, sta a te. Io vedo il Gunvald che suona il fischietto, il tabaxi che mi scappa da dietro, mi volto verso il tabaxi e facendo un paio di passi intorno a Gunvald in maniera tale da dare a Saelion la possibilità di sfruttare la mia posizione in combattimento, mi rivolgo al tabaxi e gli dico: sai, mia sorella detesta i codardi. Lo punto con la lama, con la spada, lo maledico a mia volta. Se mi ricordo come si fa, sì. Mi ricordi? Larias si ricorda sicuramente come maledire le persone davanti a sé. Assolutamente sì. Poi guardo il fantasma, guardo l'eco, gli dico: è tutto tuo. Sposto. Vai. Sposto l'eco in parte al tabaxi. Qui più o meno. Ok, perfetto. Sì, io non posso spostarlo. Sì, adesso non puoi. Non hai le autorizzazioni, ma... E vado di due attacchi dalla posizione dell'eco sul tabaxi. Lo colpisce, affonda questa lama simile alla tua addosso al tabaxi. Senti come la sensazione di averlo colpito tu, Larias. Tira pure i danni. Arrivano subito. Il colpo rende ferito in un modo abbastanza evidente la creatura, e sembra che stia in qualche modo incominciando a barcollare, che non sia più quasi padrone delle sue gambe, e sembra alla mercé del tuo eco. Se vuoi puoi fare anche il secondo attacco. Assolutamente sì, non me ne privo. L'ultimo colpo che il tuo eco sferra colpisce la creatura al collo, gli apre uno squarcio di fianco, e con tutta la forza e la violenza di cui questo eco, che è la tua emanazione di volontà in un certo senso, è capace, e quindi di cui tu sei capace, gli apri uno squarcio sulla gola, come stavo dicendo. Il sangue incomincia a cadere a fiotti, a ricoprirgli il pelo grigiastro. La creatura incomincia a cedere, a cadere verso la fontana, per poi caderci a mezzo busto dentro. La testa si piega da un lato e il sangue incomincia a macchiare inesorabilmente l'acqua della fontana. La creatura gorgoglia all'interno, ma sembra che non abbia nessuna forza per potersi trarre d'impaccio. Vuoi fare altro, Larias? Gunvald intanto guarda, vede che uno dei suoi compagni è caduto, ed è una cosa completamente inaspettata per lui. Saelion, sta a te. Lo guardo, lui si sta proteggendo dietro la spada. Non è stato gentile da parte sua però tenderci un agguato, quindi Saelion non si tratterrà particolarmente in questo momento, e impugnando la spada, la lama come si illumina di una luce radiosa. Attiverò la punizione marchiante e poi proverò ad attaccare ancora Gunvald. Mentre mormori alcune parole che ti servono per attivare questo effetto sulle creature, la tua lama, come hai detto, viene illuminata da una specie di spirale questa volta, e il tuo colpo di lama cerca di colpire la creatura davanti a te. Gunvald, davanti a te. Ho il tiro normale o col vantaggio dovuto a... Il vantaggio, ovviamente, perché lo state affiancando. E grazie al fatto che davanti a te in qualche modo Larias rappresenti una minaccia per lui, quindi Gunvald sia costretto un po' a guardarsi da tutte e due le parti, approfitti di un secondo di distrazione per
questa volta usare un affondo e entrare all'interno della maglia di metallo che Gunvald usa come protezione. Tuttavia, Celion l'aveva già accennato prima, mentre fa questo affondo cercando di andare a colpire un punto non vitale per lui, come se volesse effettivamente costringerlo alla resa, senza però ucciderlo. Facendo questo fa anche valere questo brillare della lama che illumina anche la sagoma di Gunvald, questa luce fioca che ne risalta la silhouette, la sagoma, e a denti stretti gli incita: credo tu debba arrenderti, io caccio mostri, non umani, quello che è alle tue spalle non si farà problemi. E poi ritraggo di nuovo la spada e mi preparo a colpirlo nuovamente, dimostrandogli che non sono lì per scherzare. Gunvald ti guarda col colpo, senti che il suo corpo ha avuto un momento di mancamento, come se questi colpi che gli avete dato finora l'avessero fiaccato molto. Il combattimento è appena iniziato, è iniziato da una decina di secondi, ma già uno dei suoi compagni è caduto. Non si aspettava una resistenza così forte da parte di persone appena incontrate o comunque fuori dalla sua cerchia, che probabilmente non sono alla sua altezza, almeno nella sua mente. Ti guarda, vede la spada illuminarsi, poi alza la sua lama, va bene, e la lascia cadere con un rumore di metallo che tocca terra, un clangore strano. Mettiamola qui. Non ho voglia di perdere la vita. Come quella creatura. Lasciatemi andare. Il mio amico laggiù non vi farà niente. C'è stato detto di prenderti quei tre oggetti, ma non mi interessa. Non vale così tanto. E poi, stancamente, alza le braccia verso l'alto. Che ne dici, ragazza? Tra un po' qui sarà pieno di guardie, pieno del fuoco. Posso dire che erano dei banditi? Posso addossarvi la forza di un esercito? Cosa preferisci? Io guardo l'Arias e gli dico: non è saggio lasciarci un cadavere di un membro delle fiamme dietro. Non è saggio neanche rimanere qui. Mentre parla, lo sentite praticamente tutti, nonostante la sua voce sia molto affaticata dai colpi. È dentro ancora. Se è lui che cercate, è dentro. Non si chiama Gerard. Si chiama Ventru. Se state cercando lui, non mi interessa più niente di essere sul suo libro paga. Non se devo perdere la vita, non dentro la mia città. E poi sembra che voglia in qualche modo farsi forza e rimanere in piedi, ma vedete che il suo corpo è molto provato dai colpi che ha ricevuto. Io, Master, di per sé ho terminato il round, non ho più azioni, quindi lascerò. Comunque do uno sguardo a Lienel come ultimo monito per dirgli, cioè con uno sguardo cerco di comunicarle di ormai è un nemico sconfitto, meglio badare più a levarsi di torno. Io mi avvicino all'uomo mentre si sta rialzando. Non riesco a non guardarlo con odio per questa imboscata, per quello che ha provato a fare, ma nonostante questo lo aiuto a rialzarsi. Ti avvicini, gli poni la mano per rialzarsi e lui, dalle mani in alto che aveva, che cadevano le braccia pesanti, appoggia una sua mano sul tuo avambraccio e cerca di tirarsi verso l'alto.
senti che stringe molto, come se avesse facesse molta fatica ad alzarsi, e poi piano piano rialza il corpo, piano piano. Senti che la sua mano ti stringe in qualche modo, e poi senti qualcosa nella sua mano che si appoggia sul tuo braccio, qualcosa di appuntito. Per un attimo senti una puntura di qualche tipo e vedi che il suo sguardo si fa più ferino nei tuoi confronti. Almeno una la porto con me. E senti che stringe con tutta la forza, e quando stringe con tutta la forza senti veramente una puntura molto grossa, come di una vespa o di uno scorpione sul braccio. Improvvisamente senti dolore. Mi fai un tiro salvezza su costituzione. Senti qualcosa che si stava probabilmente iniettando nelle tue vene, all'interno del tuo corpo, ma il tuo addestramento, la tua volontà e il tuo corpo, che sono un tempio per te, sembrano resistere a qualcosa. Sembra che in questo momento tu non abbia effetti negativi. Che cosa volevi fare, Lienel, oltre ad alzarlo, ad aiutare ad alzarlo? In realtà volevo solo aiutarlo per rialzarsi, ma dopo questa puntura l'aiuto viene decisamente meno, e lo colpisco non con il bastone, ma direttamente solo con le mani. Il tuo primo colpo è proprio con il braccio che lui sta trattenendo. Cerchi di sviare dentro, essendo praticamente già dentro la sua guardia, ma colpisci la sua armatura e senti che non gli hai provocato dolore. Okay. Lui ti guarda come se fosse stupito dal fatto che riesci ancora a muoverti. È tra lo stupito e lo spaventato in questo momento. E sa di aver fatto un passo in una direzione, di aver fatto una dichiarazione di intenti, in pratica. Sta sempre a te, Lienel, cosa vuoi fare? Ok, vado anche con il secondo pugno, ma non per ucciderlo, per metterlo KO. Vai. Sempre normale. Il secondo pugno invece, portato non con lo stesso braccio ma con l'altro braccio, diciamo col sinistro, se col destro l'avevi aiutato ad alzarsi, lo colpisce alla spalla, un altro punto protetto dalla sua armatura. Sembra che in qualche modo le stelle lo stiano proteggendo dai tuoi colpi. Per due volte sei andata fuori bersaglio in una distanza ravvicinata. Questo sai che non è bene. Almeno ti hanno insegnato così. Non faccio altro, resto lì. Il tiefling con la balestra in mano guarda in direzione di Bronco, guarda in direzione di Gunvald, poi guarda la sua balestra e, urlando qualcosa in una lingua che fate fatica a comprendere, che nessuno di voi riesce a comprendere fino in fondo, in uno sbuffo di fumo si allontana alla massima velocità all'indietro, e poi con un altro sbuffo di fumo sembra sparire alla vostra vista. Sembra che in qualche modo si sia reso o resa, non avete capito neanche se fosse maschio o femmina, completamente invisibile, o peggio, si sia spostata. Bronco, sta a te. Io sto tenendo sotto mira il tiefling, e poi quando fa questo suo magheggio rimango un attimo per cercare di ritrovarlo sotto il mirino, ma quando capisco che ormai è perso mi avvicino al tabaxi di fronte a me, che sta con la faccia dentro la fontana, se ho capito bene, per cercare di capire se è ancora vivo o meno. Quindi giusto la classica situazione di toccargli il collo per capire se c'è ancora qualcosa da salvare. Ti avvicini, tasti il collo, ma la ferita che l'eco o lo spirito che è ancora lì, che è una donna davanti a te,
gli ha aperto sul collo con un'arma che sembra uguale alla spada di Larias. Era troppo profonda. È stato troppo tempo dentro l'acqua, probabilmente. Sembra che non ci sia più nulla da fare, non senti battito. E questo è andato. Va bene. Gente, qui non abbiamo più nulla da fare, temo. Se vogliamo portarci dietro il gentiluomo, rimettetelo in piedi. Maledizione. E in realtà non è che mi metto a fare molto altro. Inizio a osservare le varie strade, ponderando una via di fuga. Perché in questo momento ci stiamo trasformando in latitanti. Tutti quanti sentite cosa dice Bronco, che parla di qualcosa come di portarsi dietro l'uomo oppure di altro. Se Bronco non vuole fare più niente, sta a Gumball. Ah beh, aspetta, no, io davo per scontato che fosse praticamente inerme, ma se mi dici così e lo percepisco ancora che è una minaccia viva e vegeta, no. Hai visto che Linel comunque quando l'ha alzata ha fatto un segno strano, come se si fosse un attimo spaventata, e poi ha cercato di colpirlo due volte, quindi non ti sembra inerme, non è ancora sconfitto, non come aveva fatto cercare di farvi capire. Sì, ok, allora gli faccio esplodere una mano direttamente, almeno così si tranquillizza un pochino il ragazzo. Gli sparo direttamente con la balestra, puntandolo, se vogliamo, in una zona in cui, nel momento in cui il quadrello lo trafigge, sappiamo che non è il centro del capo, ma appunto un braccio o comunque qualcosa che lo dissuada dal continuare questa battaglia. Ricco 9. Un ricco 9, però con l'azione bonus gli sparo addosso con l'Eldritch Cannon e vaffanculo. Il tuo quadrello si perde in una direzione a caso che non è quella propriamente di Gumball, come se un po' l'aver tastato il morto e aver preso la mira un po' così sia stato non facilissimo, però puoi fare con la balista di forza con il cannone. Siamo troppo esagitati. Anche il tuo piccolo ammenicolo sopra la balestra, quello che può sparare dopo, oltre al quadrello, si perde sopra le teste di tutti e colpisce il tetto della locanda, muovendo un pochino una tegola, ma di questo ti interessa relativamente poco. Sembra che tu non sia andato a segno due volte. Sembra che Gumball in qualche modo sia protetto da qualcosa in questo momento, come se avesse una campana di protezione o qualcosa del genere. Non riuscite bene a capire perché. Vuoi fare altro? No, basta, finito. Ho finito il tempo. Gumball, guardando Lienel, guardando che ormai è disarmato, in fretta e furia si sgancia un bracciale dal braccio, lo lascia cadere. Poi fa cadere, si prende un pugnale, lo lancia a fianco e poi mette le mani dietro la testa, così. Questa volta non farò scherzi. E si mette in ginocchio davanti a te, Lienel. Larias, sta a te. Io lo guardo inclinando un attimo la testa nel mentre mi si affianca camminando l'eco. Non lo chiederò a te, ma lo chiederò agli altri. Se qualcuno non ha nulla da dire, io procedo. Può essere utile, Celion dice con un filo di voce guardandoti, visto che immagino tu ti avvicini con fare... Ah, ho già la spada alta, praticamente. Deve restare vivo. Oh, bravi, ragazzi, bravi! Non cedete alle pulsioni. Maledizione a lui e a tutto ciò che ci ha fatto. Larias, tranquillo con quel falcione. Volete. E
porto due colpi di spada, però non letali. Cioè, voglio metterlo a nanna, praticamente. Vai. Lo apri come un banano, cioè. Guarda, l'idea era quella. Questo è il primo. In realtà avrebbe vantaggio, perché c'è anche... Il primo colpo si schiaccia sulla testa di Gunvald per cercare di addormentarlo in un colpo solo. E Gunvald va a terra, incosciente. Cade a terra, incosciente di tutto quello che sta succedendo intorno a lui. Era quasi pronto ad arrendersi. Quando cade, però, vedi che da dietro il collo, nelle mani, teneva una specie di fiala o qualcosa nascosta dietro al collo, e sembra che quando cade questa fiala abbia un liquido verdastro all'interno, gli cade sempre nella mano e lui si riversa sul fianco come se si fosse in qualche modo addormentato. In questo momento sembra che non ci siano più nemici intorno a voi, sembra che non ci siano più minacce nelle immediate vicinanze. Non sapete bene perché vi abbiano attaccato. Saelion allunga la mano verso la boccetta, la raccoglie, guarda Lienel, guarda gli altri e dice: via di qua, velocemente. E la spada svanisce, come lui fa per rinfoderarla, ma scompare. E poi mette in tasca questa boccetta, questa piccola boccetta di liquido verdastro. E fa per avviarsi. Dare dove? Aiutatemi a spostarlo, maledizione. Mentre lo dico, provo a sollevare il corpo del nostro amico svenuto. Un carro, un carretto, ci sarà qualcosa per caricarlo e portarlo via. Effettivamente, poco distante, in un vicolo, c'è una specie di piccolo carretto vuoto, non legato. È proprio dietro di voi. Tempo di prendere un telo imprestato da qualcosa, che tipo la tovaglia stesa, qualsiasi cosa ci sia d'aiuto. E io sono già lì che sto cercando di nascondere sia l'uno che l'altro, cioè nel senso sia il tabaxi che il nostro prigioniero. È inutile che ci lasciamo qui un morto e ce ne andiamo via. Vai, scusami. Guardo l'Arias, che mi sembra quello più prestante comunque fisicamente tra tutti. Do comunque una mano anche agli Enelle, gli dico: l'Arias, aiutami a caricarlo lì. Riesci a portarci da qualche tuo contatto un'aria sicura? Cosa mi viene in mente così su due piedi? Quello che tossiva. Ti viene in mente che nella parete nord della città, che non è molto distante da qui, c'è qualcuno che potrebbe ospitarvi. Non è molto vicino, però è il più vicino che c'è. Oppure vicino alla piazza dove c'è la collina col vecchio matto che dà da mangiare agli uccelli in quel modo. Con la ronda della fiamma. No, vado per quello vicino alle mura nord. Sì, qualcuno conosco. E gli do una mano a caricare i due cadaveri sul... cioè il cadavere e il mezzo cadavere. Fate carretto. Più in fretta che potete. Caricate il cadavere e lo svenuto sul carretto. Ovviamente cercate di metterci meno tempo possibile. In qualche modo riuscite a fare tutto la bella e meglio. Il combattimento è durato veramente poco, una ventina di secondi tra colpi, controcolpi. È stato tutto molto concitato, il tiefling che è sparito. Ma per caricare il corpo, prendere un telo che fosse abbastanza grande, prendere il corpo dalla fontana, metterlo sul carretto, ci mettete qualche minuto. Qualche minuto che però risulta abbastanza lento a scorrere. E nel tempo in cui il carretto incomincia a muovere le sue ruote in direzione della parete nord, sentite una voce alle vostre spalle dall'altra parte della fontana che riconoscete. Beh,
Sì, portatela via quella merce. Non fatevi più vedere qui. Non siete benvenuti nella fontana. Dopotutto questo è un posto pubblico. Non è il quartiere del mercato, no? E vedete una barba grigia con un'armatura, con alcune guardie al seguito che stanno correndo verso la locanda. Vedete il corpo di Hopper che si muove all'interno della piazza. Si guarda intorno. Beh, non c'è niente da vedere. Tornate nelle vostre case, è un affare della roccia questo. Dopo poco sentite un corno in avvicinamento, un corno che non avete sentito finora, e incominciate a vedere dei militari diversi da quelli della roccia, più piazzati, con delle armature migliori, che arrivano più o meno dalla direzione che avevate deciso di seguire voi, cioè da nord. È come se i due corpi vi stringessero verso la piazza. Sai che c'è un vicolo poco a destra, vi infilate lì dentro col carretto e vedete passare una pattuglia del fuoco che corre velocemente verso sud, mentre Hopper prende possesso della piazza e si mette in mezzo a questa piazza, cercando di coprire con la sua voce i vari rumori. Ma tutto questo sarà argomento delle prossime sessioni. Spero che vi siate divertiti anche questa sera, spero che vi sia interessato quello che avete visto. Stasera abbiamo avuto il primo combattimento dell'avventura, stasera abbiamo avuto un incontro molto importante, secondo me, che i personaggi hanno fatto. E tutto è stato giocato sul filo della lama, non sapete forse a casa quanto sia stato sul filo della lama, perché hanno avuto la faccia tosta di fare alcune cose e gli è andata sempre bene. E detto questo, io vi saluto, sono Monul, questa è la taverna del giocatore. A presto, ci vediamo prestissimo. Un abbraccio a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.